Ora si E registrerà la conferenza. queste 42 attività che vedete qui indicate nella seconda colonna sono oggi, se di nuova realizzazione, sono obbligate a utilizzare questo strumento. E il campo delle attività è molto ampliato rispetto al passato, mentre prima, ecco, si poteva utilizzare gli strumenti che si avevano a disposizione o i criteri generali di prevenzione incendi, perché gran parte di queste attività di seconda colonna non hanno disponibilità di una regola tecnica. Ecco, oggi l'unica possibilità di studio dal punto di vista della prevenzione incendi per le nuove attività è l'applicazione integrale della RTO. La RTO è quella che avete cominciato a vedere con le prime lezioni e noi oggi vediamo la parte quarta. Accanto a queste vi sono sempre, si è aggiunta nella prima colonna l'attività 68, che sono le attività sanitarie, per cui è stata emanata oggi una regola tecnica verticale e quindi si amplia il campo del doppio binario per queste sei attività qui indicate, che sono, diciamo, possono essere studiate sia con le regole tecniche tradizionali che le sottendono, quindi qui abbiamo alberghi, abbiamo scuole, attività sanitarie, musei, luoghi adibiti a convegni e simili. Ecco. Queste possono essere traguardate sia col codice integralmente, quindi RTO più RTB, ma anche secondo regole tecniche tradizionali. L'anomalia riguarda l'attività 75, quella delle autorimesse, per cui oggi le autorimesse di nuova attività possono essere effettuate soltanto con il codice, quindi sono escluse dal doppio binario. Per quanto riguarda le attività che hanno a che fare con l'energia, quindi centrali termiche, gruppi elettrogeni, serbatoi di GPL, e per alcune attività che hanno a che fare con i trasporti, nulla è cambiato, quindi non si applica il codice, ma si applicano le regole tecniche, qualora esistenti, per alcune di esse. Qui io rappresento in blu quelle attività per cui sono parzialmente normate da regole tecniche tradizionali, mentre in nero sono quelle per cui esiste una regola tecnica tradizionale. Poi, in ultima colonna, vi sono le attività residue, per cui si applicano ancora oggi i criteri generali di prevenzione incendi. Non so se vi è stato detto, ma l'esclusione delle attività di terza colonna, che hanno a che fare con l'energia, gas e simili, ha a che fare col fatto che un'eventuale introduzione all'interno del codice avrebbe bisogno del concerto dei ministeri competenti per l'energia o per i trasporti. Ecco perché ancora non appartengono a questo nuovo strumento normativo, ma è possibile che nel futuro anche queste attività residue rientrino allorquando saranno stati perfezionati i concerti dal punto di vista delle norme fra Ministero dell'Interno, che è deputato alla stesura e all'emanazione, e i ministeri competenti con energia e trasporti. In ogni caso, lo strumento del codice può essere usato anche per le attività sotto soglia, quindi quelle che sono sotto i valori di soglia della categoria A, e per tutte quelle attività che non sono soggette al DPR 151, ma che sono attività lavorative. Ricordo che a breve, ma breve vuol dire nel giro di qualche mese, il decreto 10 marzo 98 dovrebbe essere abrogato e sostituito da un insieme di strumenti normativi, probabilmente tre, che suddividono la problematica dell'applicazione del decreto 81
dal punto di vista della prevenzione incendi ai luoghi di lavoro con tre nuovi decreti. Uno sarà chiamato mini codice, e quindi l'applicazione sarà riservata ad attività minori, che sono anch'esse luoghi di lavoro, e per cui si cerca di impostare anche per loro una filosofia tipo codice, tenendo conto della minor complessità di questo tipo di attività lavorative. Gli altri due decreti avranno a che fare, uno con la gestione dell'emergenza, quindi alla pianificazione dell'emergenza e la redazione del piano d'emergenza, e un altro avrà a che fare con tutte le attività di sorveglianza e controllo, manutenzione, informazione e formazione, che nei luoghi di lavoro sono oggi regolate dal decreto 10 marzo 98. Questo per farvi questo quadro generale. Quindi per dirvi che l'importanza di questo strumento normativo assumerà nel futuro sempre più valenza, e quindi man mano, col passare degli anni, saranno introdotti anche le attività residue, che in questo momento non sono inserite, nella seconda colonna. Difficilmente queste attività saranno inserite in prima colonna, cioè, ossia una regola tecnica verticale applicativa probabilmente sarà possibile soltanto per le attività tradizionali, quindi laddove sono attività civili o, quando lo saranno, attività del tipo centrale termica. Ecco, detto questo, andiamo a vedere oggi in maniera approfondita, così come mi è stato detto poco fa, la misura relativa all'esodo. Scusate, ecco. Sì, la finalità del sistema d'esodo, se vedete, questa è la definizione del codice, ma se la vedete, e anche questa invece è la definizione del decreto 10 marzo 98. Tutto sommato, le definizioni non sono molto distinte fra di loro. Il decreto 10 marzo 98 dice che il sistema, quindi quell'insieme di elementi che compongono la strategia dell'esodo, deve garantire che le persone senza assistenza esterna, quindi senza l'aiuto dei soccorritori, utilizzino un percorso senza ostacoli, chiaramente riconoscibile, fino a un luogo sicuro. La definizione di luogo sicuro nel decreto 10 marzo 98 era legata al fatto che è luogo per cui le persone potessero ritenersi al sicuro dagli effetti di un incendio. Se guardiamo oggi la definizione del codice, sostanzialmente qual è la finalità? Assicurare che gli occupanti possano raggiungere un luogo sicuro o permanere temporaneamente al sicuro, autonomamente o con assistenza, prima che l'incendio determini condizioni incapacitanti laddove si trovino. In questo caso si parla di ambito, quindi è stato introdotto nella versione 2019 questa dicitura, che non è un locale, non è un compartimento, ma è un ambito. Sì, se volete intervenire, potete intervenire, a prescindere dall'intervento dei vigili del fuoco. Quindi questo sicurezza intrinseca della costruzione ai fini dell'esodo non è una novità, e viene ripresa dalla tradizione che sin dal 1998 ci accompagna in quel strumento normativo che detta i criteri generali per la gestione delle emergenze nei luoghi di lavoro. Ecco, detto questo, quindi, che non è un elemento di novità, ecco, la novità sta nella nuova definizione di luogo sicuro, come vedremo, e il fatto che si possa permanere all'interno dell'opera da costruzione al sicuro, quindi secondo degli ambiti, alcuni ambiti che poi sono delle parti dell'attività in cui sono garantite alcune caratteristiche che ne determinano la sicurezza in caso di incendio. Il sistema che noi andiamo a studiare comprende diversi elementi: le vie di esodo, le uscite intendiamo
di piano o di sicurezza, quindi oggi nel decreto si chiamano uscite finali, porte che possono appartenere al sistema di esodo, l'illuminazione di sicurezza e la segnaletica. Quindi il sistema che noi studiamo oggi comprende tutti questi elementi. Dove interviene nelle 10 misure strategiche del codice? Ecco, se vedete, la misura S4 interviene nel momento in cui gli occupanti dell'attività hanno sentito un allarme, e ne hanno riconosciuto il significato, e quindi hanno poi, da un certo punto in poi, proceduto all'esodo fino al luogo sicuro. Questi tempi dipendono essenzialmente dalla misura S7, che riguarda gli impianti di rivelazione e allarme incendio. Sostanzialmente si ricompongono a loro volta di due tempi, cioè il tempo necessario per rivelare l'evento e il tempo necessario per diramare l'allarme. Dove interviene la gestione della sicurezza? Nella misura S5, quindi è la misura che attraverso la quale è possibile mettere in atto una serie di procedure finalizzate all'evacuazione d'emergenza e alla gestione dell'emergenza. Vedete, i tempi sono qui indicativi, 2 minuti e 2 minuti, laddove gli allarmi sono di tipo automatico, ma anche in piccole realtà anche di tipo manuale. Ma possono essere anche molto ampi, da 2 minuti a 40 minuti, laddove vi possono essere degli occupanti, ad esempio, nello stato di riposo, oppure possono esserci dei degenti, per cui l'inizio vero e proprio dell'esodo, che deve essere determinato da tempi tali da non compromettere attraverso l'inalazione di fumi l'integrità, quindi la capacità di mettersi al sicuro degli occupanti, ecco. Questi i tempi necessari per cui si organizzi quell'attività prima dell'evacuazione possono essere molto ampli in dipendenza delle caratteristiche dei luoghi, ma anche della tipologia delle persone che sono presenti nell'attività. Le procedure introdotte dal codice sono due rispetto al passato. Avete visto che le regole tradizionali trattano tutte di esodo simultaneo, ossia contemporaneamente tutti gli occupanti dell'attività simultaneamente si recano nel percorso di esodo fino a raggiungere il luogo sicuro. Il codice ha introdotto l'esodo per fasi. Nell'esodo per fasi è più complesso, in sostanza l'evacuazione parte dagli occupanti che si trovano nel compartimento di primo innesco. Successivamente l'evacuazione procede con una certa serie di tempi in tutte le altre parti dell'attività. Quindi per fasi successive. Ovviamente l'esodo per fasi viene riservato laddove, ad esempio, edifici esistenti, per cui le soluzioni conformi legate all'esodo simultaneo non sono di facile applicazione, quali realizzazione, di nuove vie di esodo verticali o larghezze delle vie di esodo verticali. Quando appunto le soluzioni conformi non possono essere adottate per l'esodo simultaneo, si può pensare di spingere la progettazione nell'esodo per fasi, che è
progettato per un numero inferiore, quindi solo per gli occupanti dei compartimenti interessati direttamente in prossimità del primo innesco. L'esodo orizzontale progressivo non è una novità, in passato è stato introdotto nelle regole tecniche tradizionali delle strutture sanitarie e prevede uno spostamento temporaneo o dal compartimento in cui si sono spostati gli occupanti fino al luogo sicuro, oppure la permanenza all'interno di questo compartimento che li accoglie fino a quando l'incendio non si è estinto. L'ulteriore procedura introdotta dal codice è la protezione sul posto, ossia sono ambiti per cui dal punto di vista strutturale, dal punto di vista impiantistico, è garantita la protezione degli occupanti durante l'incendio che si verifica in uno dei compartimenti dell'attività. I livelli di prestazione ammessi per questa misura sono due. Al primo livello prevede che gli occupanti raggiungano il luogo sicuro prima che l'incendio, dal punto di vista temporale, determini condizioni incapacitanti negli ambiti dell'attività in cui si trovano o che attraversano nel percorso di esodo. Il livello di prestazione 2, invece, gli occupanti sono protetti, anzi non si accorgono degli effetti dell'incendio nel luogo o nell'ambito in cui si trovano. Quando sono pertinenti, il livello di prestazione 1 è pertinente per tutte le attività, e ciò indipendentemente da R vita, R beni, R ambiente, carico di incendio e tipologia delle lavorazioni. Il livello 2 invece si riserva laddove non sia possibile assicurare il livello 1 di prestazione, per le cause qui indicate, quindi complessità dell'edificio in termini di dimensione e ubicazione, ma anche per tipologia degli occupanti, delle caratteristiche particolari dell'attività, dei vincoli architettonici che è necessario rispettare nella progettazione del sistema di esodo. Questo è uno schema blocchi che ci dice che il livello di prestazione 1, che prevede l'esodo verso luogo sicuro, attraverso le tre procedure ammesse, per ognuna delle procedure scelte esistono soluzioni conformi che devono essere progettate secondo le misure indicate dai paragrafi S4, 5 fino a S4, 11. Per livello di prestazione 1 è possibile utilizzare soluzioni alternative secondo le indicazioni del capitolo M3 destinato ai metodi di progettazione della sicurezza antincendio, diciamo più complessi, che tengono conto delle metodologie indicate nel capitolo G27. Per il livello di prestazione 2, che prevede la protezione degli occupanti sul posto, non sono disponibili soluzioni conformi. Quindi il livello di prestazione 2, che abbiamo detto, può essere adottato laddove non è possibile rispettare il livello di prestazione 1, necessita sempre di soluzioni alternative. E questo è lo schema, logico e iterativo per adottare a livello 1 soluzioni conformi. Quindi lo schema prevede la definizione dei parametri di progetto, che sono due: il profilo di rischio R vita e l'affollamento. Il rispetto dei requisiti minimi indicati al paragrafo S47, la progettazione del sistema di esodo secondo i parametri S48 e S49, che riguardano vie di esodo orizzontali, vie di esodo verticali,
La verifica di rispondenza alle caratteristiche generali indicate al paragrafo S45 e in funzione della verifica si ritorna, qualora non siano soddisfatti le caratteristiche generali, a ridefinire profili di rischio e affollamento fino a quando la verifica di rispondenza sarà positiva. In tutto questo processo iterativo possono essere sfruttati dei requisiti aggiuntivi indicati al paragrafo S410, sono delle possibilità di incrementare lunghezze dei corridoi ciechi o lunghezze di esodo complessive in funzione dell'applicazione di una serie di misure impiantistiche. Nel decreto della versione 2019 sono state introdotte le procedure di esodo anche per attività che si svolgono prevalentemente all'aperto. Bene, se questo schema è chiaro, si tratta di andare a vedere con una certa attenzione i contenuti dei vari paragrafi qui indicati. Questo è quello che ho detto poco fa. Le soluzioni alternative sono sempre possibili e in particolare sono soltanto disponibili per il livello 2 di prestazione. E i metodi che possono essere utilizzati sono quelli relativi a norme o documenti tecnici, impiego di prodotti e tecnologie di tipo innovativo, procedure della fire engineering e prove sperimentali in scala. Il codice indica quelle che sono le modalità accettate per la progettazione di soluzioni alternative per quanto riguarda le caratteristiche qui indicate in prima colonna, cioè qualora si utilizzino soluzioni alternative, nella definizione del luogo sicuro si dovrà dimostrare che i luoghi non siano investiti dagli effetti dell'incendio che determinino condizioni incapacitanti per gli occupanti. E così via. Per la definizione delle caratteristiche di luogo sicuro temporaneo, vie di esodo, numero minimo di uscite indipendenti, distribuzione dei posti, corridoi ciechi, lunghezze d'esodo e così via, il progettista dovrà dimostrare tutto ciò che viene qui indicato nella seconda colonna e qualora lo dimostri sono le modalità accettate per la progettazione di soluzioni alternative. Per quanto riguarda invece le soluzioni conformi per il livello 1 di prestazione, è necessario seguire i paragrafi, abbiamo detto da S45, S46, 7, 8, 9, eventualmente 10 e 11 se ci sono attività all'aperto. E sono quelle qui indicate in sequenza. Quindi il primo aspetto da verificare sono le definizioni legate alle caratteristiche del sistema d'esodo. Alcune definizioni, i percorsi di esodo, sono parte delle vie di esodo che conducono dall'uscita dei locali fino all'uscita finale. Allora, si intende percorso d'esodo questa parte. Abbiamo detto dall'uscita del locale dedicato all'attività all'uscita di piano o all'uscita finale se immette all'esterno. Scale e rampe d'esodo sono degli elementi che appartengono al sistema di esodo. Le uscite di piano sono dei varchi che mettono in una via di esodo verticale a partire da una via di esodo orizzontale. L'uscita finale è il varco finale del sistema di esodo nel piano di riferimento, ossia il piano che viene definito come riferimento ai fini dell'esodo, che immette all'esterno verso il luogo sicuro. Luogo sicuro è per definizione un luogo in cui è trascurabile permanentemente il rischio di incendio. Affinché
un luogo possa essere, possa definirsi sicuro, devono essere verificate queste due condizioni alternativamente: o che sia pubblica via, o che sia uno spazio a cielo libero, quindi non delimitato superiormente, che abbia queste caratteristiche, che da questo spazio a cielo libero sia possibile recarsi alla pubblica via in ogni condizione di incendio, che non sia investito dai prodotti della combustione, quindi in termini di calore e in termini di fumi, dove l'irraggiamento sia limitato a 2,5 kW al metro quadro. Ricordo che è il limite per cui la persona umana non subisce, se subisce, sono soltanto dei danni reversibili che quindi non producono un danno sostanziale all'individuo. Superando i 2,5 kW al metro quadro, cominciano a verificarsi problemi dal punto di vista della salute per effetto del calore. Deve avere questo luogo anche la possibilità che non venga investito da crolli, e qualora si utilizzi il livello 3 di prestazione per la misura S2, vuol dire che la massima altezza della costruzione diventa distanza minima a cui porre il luogo sicuro, che non viene, se è stato adottato il livello 3 di prestazione per la resistenza al fuoco, non verrà interessato dal crollo. Dovrà essere di superficie tale da contenere gli occupanti che lo impiegano nell'esodo. Quindi la definizione che era stata data, che vi ho fatto vedere nel decreto del 1998, la prima, fino a un luogo sicuro, non prevedeva sicuramente tutte queste definizioni che oggi caratterizzano effettivamente che le persone che si trovino in prossimità all'interno del luogo sicuro non subiscano gli effetti termici, ma anche di inalazione dei prodotti della combustione, ma anche da crolli a causa dell'eventuale implosione o esplosione dell'attività, e di superficie tale da contenerli e connetterli alla pubblica via. La superficie si valuta attraverso alcuni parametri che tengano conto del fatto che la persona possa deambulare liberamente, oppure che vi siano occupanti su sedie a rotelle o vi siano dei degenti allettati. Quindi bisognerà moltiplicare la superficie del luogo individuato per questi parametri e verificarne la possibilità di ricevere tutte le persone che derivano dall'esodo dell'attività. Deve essere possibilmente contrassegnato da un cartello di questa tipologia. Il luogo sicuro temporaneo è un luogo sicuro particolare. La particolarità deriva dal fatto che temporaneamente deve essere trascurabile il rischio di incendio per coloro che vi stazionino o vi transitano, quando l'incendio si sviluppa in ambiti diversi dal luogo da cui si procede verso l'esodo. Il luogo sicuro temporaneo è un compartimento o uno spazio scoperto che può essere attraversato dagli occupanti per raggiungere il luogo sicuro. Ricordo la definizione di spazio scoperto. Spazio scoperto, secondo il decreto di termine e definizioni, è uno spazio particolare
con una superficie lorda non inferiore a quella calcolata moltiplicando per 3 l'altezza in metri della parete più bassa che delimita lo spazio, e con una distanza di 3,50 m fra le strutture verticali che delimitano lo spazio scoperto. Se vi ricordate, questi sono gli schemi di edifici aggettanti, se uno o entrambi aggettanti o invece rientranti, per cui la distanza fra le pareti verticali deve essere maggiore di 3,50 m, ma la superficie deve essere maggiore di 3 volte l'altezza minima della parete verticale che lo delimita. Quindi, tornando alla definizione di luogo sicuro temporaneo, il luogo sicuro temporaneo è un compartimento, uno spazio scoperto che viene attraversato per raggiungere il luogo sicuro. Vediamo questo schema. In questo schema è un'attività lavorativa o meno, o civile, formata da 3 compartimenti, in cui i compartimenti 1 e 2 hanno due varchi che comunicano. Allora, il primo 2, il secondo 3 e il terzo un varco, per cui il compartimento 1 è luogo sicuro temporaneo per il compartimento 2. Infatti può essere attraversato dall'esodo lungo questo percorso di esodo. Sì. Non ho capito. Qualcuno vuole intervenire? No, credo di no. Credo si sia inserito il solito chiamante. Ma no, non è un collega. Allora, per il compartimento 1, lo spazio scoperto e il compartimento 2 sono luoghi sicuri temporanei, in quanto appunto lo spazio scoperto è un possibile luogo sicuro temporaneo, il compartimento 2 è un luogo sicuro temporaneo perché è collegato con lo spazio scoperto. Per il compartimento 2 sicuramente lo spazio scoperto è un luogo sicuro temporaneo, ma anche il compartimento 1 è un luogo sicuro temporaneo perché viene attraversato e poi attraverso l'uscita del compartimento 1 si arriva allo spazio scoperto. Allora, il compartimento 3 è in corridoio cieco e quindi il compartimento 2 è luogo sicuro temporaneo per il compartimento 3 perché è collegato allo spazio scoperto. Ma anche il compartimento 1 è luogo sicuro temporaneo per il compartimento 3, in quanto si attraversa il compartimento 2 e quindi il compartimento 1 e quindi allo spazio scoperto. Quindi queste sono delle definizioni dei luoghi sicuri e luoghi sicuri temporanei. Ricordo che spazio scoperto non è ha una sua definizione, è che il luogo sicuro che viene raggiunto da spazio scoperto deve avere determinate caratteristiche. Sì? Scusa, Giuseppe, Matteo Bottari. Nell'ultima diapositiva, nel compartimento 3, ci cioè sono due vie di esodo. Non è sufficiente considerare solo quella più vicina? O perché si considera anche l'altra? Allora, la domanda è, per il compartimento 3, quali sono i luoghi sicuri temporanei? Compartimento 2 che poi mi porta fuori, perché l'altro è più lontano, devo attraversare due compartimenti. Io metterei solo quella. Sì, ma anche il compartimento 1 è luogo sicuro temporaneo per il compartimento 3.
Sì, ma non lo indicherei io come via di fuga il compartimento 1, visto che ho a disposizione quello là davanti al 2. O sbaglio? Allora, per il compartimento 3 è il luogo sicuro temporaneo, lo spazio scoperto che si raggiunge dal compartimento 2, ma è anche il luogo sicuro temporaneo, il compartimento 1, che si raggiunge dal compartimento 2. Il D'accordo. compartimento 1 definisce, è un luogo sicuro temporaneo per definizione perché è un compartimento. Lo spazio scoperto che si trova in corrispondenza di 2 è un luogo sicuro temporaneo perché definisce e rientra nella definizione di luogo sicuro temporaneo. Quindi, La domanda era come via di esodo, io utilizzerei quella più vicina però. no, non è questo il problema. Il problema è dell'indipendenza dei due percorsi. Allora, il Sì, compartimento per il 2 è sì, il c'è corridoio un'indipendenza perché cieco. abbiamo un angolo, per il 2. E, Per ecco, l'1 qua a questo sicure, ma punto. per il 3 no. Allora, quando arrivo al varco del compartimento 3, ho due vie di uscita indipendenti. Posso percorrere, perché sono indipendenti? Perché l'angolo sotteso da questa linea e da questa linea è maggiore di 45 gradi. Quindi Sì. il compartimento 3 ha due vie di esodo indipendenti. È questo che volevo Ok, il concetto in questo senso. Ok, evidenziare. grazie. E entrambe, quindi sono per il compartimento 3, sono lo spazio scoperto e il compartimento 1 sono luoghi sicuri temporanei. Soltanto Ma evidenziare. Poi un'ultima quello cosa, che si sceglierà. quindi per il compartimento 3 è come se avessi io, non posso considerare che ho due vie di uscita dal compartimento 3, però. Il compartimento 3 è in corridoio Non ha cieco fino a qua. due vie di uscita. Eh sì, esatto. Poi Certo. dal varco non è più corridoio cieco perché ci sono due vie di uscite Certo. indipendenti. Ok. Ok, va bene, grazie. Chiedo scusa, ma magari potrebbe essere che una delle due vie sia idonea a tutti, sedie a rotelle comprese, letti, roba del genere. E l'altra via invece solo a persone in buone o in normali condizioni di deambulazione, o no? Non è questa la problematica delle persone non deambulanti in sedia a rotelle, eccetera. Le vedremo poi successivamente in un capitolo, il capitolo 5 appositamente dedicato, in cui si parla di luoghi sicuri con determinate caratteristiche. Però non vorrei anticipare le caratteristiche dei luoghi sicuri per accogliere persone non deambulanti. Lo vedremo più tardi. Ok? Grazie. Grazie. Allora, la prima, quindi stiamo parlando di caratteristiche del sistema d'esodo. Un'altra delle definizioni è relativa alle vie di esodo o vie di emergenza, che sono i percorsi senza ostacoli al deflusso che appartengono al sistema di esodo, che consentono di raggiungere un luogo sicuro dall'ambito o dal luogo in cui si trovano gli occupanti. Se vedete, questa definizione è simile alla definizione che abbiamo visto all'inizio, quindi alla definizione, questo senza ostacoli al deflusso. Ha il significato di determinare le larghezze efficaci nel sistema di esodo, poiché ostacoli a parete, ostacoli, eventuali ostacoli per presenza di arredi, possono determinare una serie di ostacoli al deflusso. Quindi dobbiamo poi cercare di capire cosa può essere di ostacolo al deflusso. Non possono essere considerati nel sistema di via di esodo percorsi che comprendano scale portatili, tipo scale strane fatte in questa maniera. Sono ammesse scale alla marinara, quindi scale più o meno fatte così.
quando sono a servizio di locali con basso affollamento e presenza esclusiva di personale formato. Non possono essere considerati gli ascensori che non hanno particolari caratteristiche. Non devono neanche essere considerate le rampe con pendenza superiore al 20%. Rampe con pendenza inferiore al 5% non sono considerate piane. Al superamento del 5% cominciano a diventare vie di esodo verticali. Si consiglia di non superare pendenze dell'8% quando gli occupanti possono avere disabilità motorie e di non superare pendenze del 12%, fra il 12 e il 20%, riservarle soltanto a casi eccezionali. Sono esclusi dal sistema delle vie di esodo anche scale mobili e marciapiedi mobili non progettati secondo le indicazioni che vedremo più tardi. Quindi secondo le indicazioni del codice. Tutto il resto fa parte del percorso della via di esodo. Superfici non sdrucciolevoli. Ecco, vedete un esempio. Questa è la pendenza di cui si parlava. Senza avvallamenti, sporgenze pericolose, tali da rendere sicuro il movimento e il transito. Non devono essere interessate dal fumo e dal calore smaltiti, evacuati dall'attività. Quindi non è consentito che ci siano aperture di smaltimento, di evacuazione di fumo e calore sottostanti o adiacenti a vie di esodo esterne. Sulle tipologie ne siete ben conoscete benissimo queste termini e definizioni. Via di esodo protetta sono dei percorsi inseriti in vani protetti ad uso esclusivo. Nel vano protetto è ammissibile la presenza di impianti tecnologici funzionali al funzionamento dell'attività, quindi ascensori, montacarichi, montalettighe, scale mobili, marciapiedi mobili, impianti elettrici civili, impianti antincendio. Le scale di esodo protette devono condurre in luogo sicuro direttamente o almeno tramite percorso di esodo protetto. Vie di esodo a prova di fumo sono percorsi a prova di fumo inseriti in vani a prova di fumo ad uso esclusivo. Nel vano a prova di fumo ad uso esclusivo è ammessa presenza di impianti tecnologici ausiliari al funzionamento dell'attività. Anche le scale di esodo a prova di fumo devono condurre in luogo sicuro direttamente o tramite percorsi di esodo a prova di fumo. Sono definite vie di esodo esterne, scale, rampe, passerelle, camminamenti che sono completamente esterne all'opera da costruzione e durante il percorso delle vie di esodo esterne, gli occupanti non devono essere soggetti a irraggiamenti superiori a 2,5 kW al metro quadro o investiti dai prodotti della combustione. Anche le scale di esodo esterne devono condurre direttamente in luogo sicuro o attraverso un percorso di esodo a prova di fumo o una via di esodo esterna. In prossimità della via di esodo esterna è ammessa la presenza di impianti tecnologici pertinenti all'attività. Il codice riporta gli schemi che sono ben noti a tutti i progettisti, che sono quelle parti che si ottengono con un raggio di offset di 1,80 m da ogni punto della via di esodo esterna. Quindi in tutti i punti della via di esodo esterna un offset di 1,80 m costituisce quella superficie che deve avere delle caratteristiche del tipo EI30 per una larghezza pari appunto alla proiezione della via di esodo con offset di 1,80 m per ogni lato. Se poi
se la scala, la via di esodo esterna deve distaccarsi di una distanza superiore a 2,50 m e le caratteristiche I 30 devono essere garantite da distanze di 1,80 m dal varco della via di esodo esterna o dai setti che per 2,50 m accompagnano la passerella di collegamento fra l'attività e la via di esodo esterna. Queste definizioni comunque erano già state introdotte, queste tipologie in passato, non è una novità delle modalità realizzative. Diciamo che nella prima versione del codice, quella 2015, non erano stati dati i dettagli che non lasciano adito a dubbi. Ecco, la versione 2019 riporta esattamente. Quindi le modalità di protezione dal punto di vista della resistenza al fuoco delle parti murarie aggettanti alla scala di esodo esterna. Infine vi sono le vie di esodo aperte, quindi senza protezione, tutte quelle che non sono classificate come protette a prova di fumo esterne. Le scale del sistema di esodo devono avere alcune caratteristiche per quanto riguarda i gradini, quindi costanza di alzate e pedate, l'interruzione da pianerottoli di sosta e la segnalazione per scale di esodo con un solo gradino. Possono essere costituite anche da alzate e pedate variabili se ci si limita a brevi tratti segnalati lungo vie di esodo oppure qualora la valutazione del rischio ne consenta la presenza. Quindi è il progettista a definire che secondo la sua valutazione è ammissibile l'utilizzo di gradini con alzata o pedata variabili se lo ritiene opportuno. Dovrà dimostrarlo attraverso la sua valutazione del rischio connesso alla non costanza di alzate e pedate. Se un pavimento inclinato immette in una scala di esodo, la pendenza deve interrompersi a una distanza dalla scala pari alla larghezza della scala stessa. Deve essere presente un corrimano centrale o laterale se la larghezza della scala è superiore a 2,40 m. Le scale e i marciapiedi immobili di esodo. Ecco, queste sono le caratteristiche indicate dal codice affinché anche scale mobili e marciapiedi immobili possano essere considerati nel calcolo delle vie di esodo. Allora, intanto l'attività dovrà essere sorvegliata da impianti di rivelazione allarme di livello di prestazione 4. Quindi sono impianti automatici con segnalazione dell'allarme attraverso dispositivi ottici e sonori in tutti gli ambiti dell'attività. Quindi il livello di prestazione 4 per la misura S7 è quindi destinato all'impiantistica di rivelazione più spinta e con l'utilizzo di dispositivi audio-acustici in tutti gli ambiti dell'attività. La gestione della sicurezza antincendio deve avere un livello di prestazione 3. Anche in questo caso, al livello di prestazione 3 della misura S5, cominciano a comparire i coordinatori dell'emergenza. Quindi si tratta di attività di una certa complessità in cui anche l'organizzazione della sicurezza antincendio diventa più importante in termini di figure di coordinamento, oltre ai consueti addetti alla gestione delle emergenze. Affinché scale mobili, marciapiedi mobili possano essere ricompresi nel calcolo di via di esodo, dovrà essere fatta anche una valutazione del rischio di ostacolo all'esodo per gli oggetti eventualmente presenti. Quindi la modalità di gestione
di scale, marciapiedi mobili che appartengono al sistema di Vesuto devono essere inserite nel piano di emergenza dell'attività. E nel senso che il verso di scorrimento delle scale o dei marciapiedi mobili potrebbe essere contrario all'esodo, quindi ci dovranno essere delle procedure all'interno del piano di emergenza che ne dovranno consentire il flusso concorde al sistema di vie di esodo, quindi col verso delle vie di esodo. Possono essere utilizzate scale e marciapiedi mobili di esodo sia in fermata, quindi come se fossero delle rampe o delle scale tradizionali, o in movimento, o in movimento con inversione del moto, appunto per far sì che sia concorde al verso dell'esodo. Le rampe d'esodo sono, ne abbiamo parlato prima e ne abbiamo discusso sul fatto che il pianerottolo antistante il pavimento inclinato debba avere dimensioni congruenti con la rampa e pendenze tali, abbiamo detto, dal 5 al 20% a seconda. Quindi dal 5, sotto il 5% vengono considerati orizzontali, fra il 5 e l'8% sono utili per occupanti con disabilità motorie, al crescere dall'8 al 12% cominciano a diventare più impegnative, dal 12 al 20% soltanto eccezionalmente. Le porte lungo le vie di esodo devono essere facilmente identificabili e apribili da parte di tutti gli occupanti. L'apertura, una volta appunto che l'anta venga aperta, non deve ostacolare il deflusso nella via di esodo annessa, il percorso della via di esodo annessa alla porta. L'apertura su aree orizzontali deve essere di profondità almeno pari alla larghezza complessiva del varco. Qualora, cioè, possono verificarsi delle situazioni in cui è necessario garantire la sicurezza anti-intrusione, quindi è possibile utilizzare dei sistemi di controllo e di chiusura, però no, devono essere del tipo facilmente rimovibile, nel senso che la gestione della sicurezza dovrà garantire che anche in presenza di questi sistemi di controllo possano attraverso semplici procedure essere rese disponibili per l'esodo in caso di emergenza. Quindi si tratta di idonei e sicuri sistemi di controllo e apertura delle porte. L'idoneità e la sicurezza non è questa, ma potrebbe essere questa. I requisiti delle porte è relativamente al verso e al dispositivo di apertura. Allora, in questo caso, per definire il verso e per definire la necessità di un dispositivo di apertura, è necessario valutare la destinazione del locale e il numero di occupanti che sono serviti da quella porta. Quindi, se si tratta di un ambito non aperto al pubblico, quindi riservato soltanto a coloro che lavorano nell'ambiente, e se il numero degli occupanti in questo ambito è superiore a 50 persone, allora il verso dovrà essere nel senso dell'esodo e con dispositivi del tipo UNIEN 1125. Sotto le 50 persone, per ambiti non aperti al pubblico, non è necessario garantire il verso di apertura, non è necessaria la presenza di particolari dispositivi. Se
Se l'ambito è aperto al pubblico, quindi si tratta di un'attività destinata alla presenza di pubblico, e se la porta serve più di 25 occupanti del pubblico, verso nel senso dell'esodo, con dispositivo UNIEN 1125. Viceversa, ambito aperto al pubblico, ma numero di occupanti inferiore a 25, non vi è necessità del verso nel senso dell'esodo, né di un dispositivo di apertura di tipo UNIEN. Per le aree a rischio specifico, anche in questo caso, l'obbligo del verso dell'esodo scatta sopra i 10 occupanti serviti da quella porta dell'area a rischio specifico, quindi o sopra 5 o sopra 10, quindi tra 5 e 10, sotto 5 non è necessario, verso di apertura nel senso dell'esodo, e dispositivo del tipo UNIEN 179. In tutti gli altri casi, cioè qualunque sia la destinazione dell'ambito, qualunque sia il numero di occupanti serviti dalla porta, la valutazione deve derivare dall'analisi del rischio connesso a quell'attività. Fra 5 e 10 che cosa succede? Non ho capito cosa succede fra 5 e 10. Ecco, adesso io neanche io ricordo la distinzione se maggiore di 10 o maggiore di 5, ma sicuramente c'è qualche asterisco Ma io sto guardando una versione che dovrebbe essere aggiornata e tra 5 e 10 qui sembrerebbe che cambia la norma, cioè la separazione tra la 1125 e la 179 sulla tabella che sto guardando io è fra 5 e 10. Non ho capito, se maggiore di 10 c'è una UNIEN 1125 e se maggiore Sì. UNIEN 179? Se maggiore di 5, sì. Sì, qua nella tabella l'UNIEN 1125 è fatta No, male la tabella. collega, dal codice la norma è sempre uguale. La pagina S, Io allora. 486, la norma che si segue è sempre la UNIEN 1125, sia per maggiore di 10 che per maggiore di 5. No, vabbè, No, e qua la tabella dice un'altra cosa. E la tabella è. conferma anche io, sì. Superiore a 5 occupanti, La tabella. N179. Sì. Sì, la tabella S46, che d'altra parte è quella che ci sta facendo vedere il comandante, praticamente io sto guardando una versione aggiornata fatta da Malizia, che spesso, diciamo, penso che siamo in tanti a utilizzare questi file. E qui la distinzione, cioè ciò che fa la differenza è tra 5 e 10, è proprio il dispositivo, la tipologia del dispositivo di apertura, Maggiore tra di 10 11 e 25. ecco, allora questo qui dovete intenderlo per questi tre casi è un IEN 1125, per il caso 5 è un IEN 179. Tra 5 Sì. e Okay. 10, 179. Se è maggiore di 5, È inferiore a 10. fra 5 e 10 è un IEN 179, sopra i 10 diventa un IEN 1125. Va bene, d'accordo. E qua bisogna considerare unire queste celle qua. C'è un errore nella tabella. Il codice ammette pure che l'esodo possa avvenire nelle due direzioni e quindi, ad esempio, nel caso in cui l'esodo avvenga nei due versi, dovranno essere adottate specifiche misure. Quindi, o porte distinte a seconda del verso, o porte del tipo saloon, apribili nelle due direzioni, o porte di azionamento automatico, o l'utilizzo di segnaletica variabile. In ogni caso sono escluse, le porte ad azionamento automatico di tipo scorrimento, cioè non possono,
essere considerate come varchi del sistema di esodo, le porte ad azionamento automatico del tipo a scorrimento. Se vediamo un attimo questi schemi, allora anche in questo caso abbiamo un'attività composta da un locale 1, un locale 2, un corridoio, e allora l'esercizio che qui il codice introduce è: come deve essere il verso delle porte, dei varchi, dei compartimenti, sia dei locali sia dei corridoi? Allora bisogna vedere, abbiamo detto, è importante intanto definire se si tratta di ambiti aperti o non aperti al pubblico o aree a rischio specifico. Quindi qui abbiamo un esempio con un locale aperto al pubblico con R-Vita B2. Al locale 1 ci sono 120 persone e 1, 2, 3, 4 uscite. Nel locale 2 ci sono 20 persone e una uscita. Nel corridoio ha due varchi U2 e U3. Allora, quindi, in questo primo caso, il locale 1, abbiamo detto, è aperto al pubblico e del tipo B2. Abbiamo una, due, tre, quattro porte per 120 persone. Quindi quante... Allora, qui si fa un discorso. Se ne rende una non disponibile, una delle quattro si rende indisponibile. Quindi di 120 si ripartiscono in tre di quelle, escludendone a giro una di queste. 120 diviso 3 dà l'affollamento di ciascuna porta e 40, poiché 40 di un ambito aperto al pubblico è superiore a 25, la porta, anzi le porte del locale 1, dovranno aprirsi nel verso dell'esodo. Questo trattino in basso indica il verso dell'esodo e dovranno avere dispositivi UNIEN 1125. Per il locale 2, ci sono 20 persone che usufruiscono di questa porta. Poiché siamo nell'ambito del locale aperto al pubblico, 20 è minore di 25, quindi non necessario il verso della porta nel senso dell'esodo, non necessario il dispositivo UNIEN 125. Per i due porte lungo il corridoio saranno interessate da coloro che provengono dal locale 1 e dal locale 2. Quindi ogni porta ha 120 diviso 4, quindi 30 persone, quindi 30, 30 e 30 sono 90 provenienti dal locale 1, 20 provenienti dal locale 2, complessivamente sono 110. Poiché siamo nel locale aperto al pubblico, 110 è maggiore di 25, quindi sarà necessario il verso nel senso dell'esodo e il dispositivo UNIEN 125. La differenza negli esempi che seguono, il secondo e il terzo esempio, è l'affollamento. L'affollamento diminuisce e di conseguenza viene meno l'N maggiore di 25. Ecco perché non vedete più il verso dell'esodo e il dispositivo UNIEN 1125. Mentre permane la necessità del dispositivo UNIEN 1125 e il verso dell'esodo nel corridoio, perché riceve l'affollamento dei 72 diviso 4, quindi sono 18 più 10, sono 28, quindi 28 è superiore a 25, ecco perché compare la necessità del verso dell'esodo e il dispositivo UNIEN 125. Diminuendo ulteriormente l'affollamento dei locali, vedete che non è più necessario
l'apertura nel verso dell'esodo e non è più necessario il dispositivo di apertura manuale, UNIEN 1125. Chiaro? Ricordo cosa intendiamo per UNIEN 179 o UNIEN 1125, e comunque in alternativa a queste sono comunque ammesse porte apribili nel verso dell'esodo a condizione che siano progettate e realizzate a regola d'arte e che l'apertura possa avvenire a semplice spinta sull'intera superficie della porta. Quindi, in questo caso sarà il progettista che potrà fare a meno di dispositivi inseriti in queste norme armonizzate, ma comunque dovrà assicurare la realizzazione a regola d'arte e che avvenga l'apertura a semplice spinta su tutta la superficie della porta, non su ante parziali. Sono previste le porte indicate in UNIEN 16.005 e comunque devono essere in caso di blackout, comunque non devono costituire intralcio, quindi devono essere dotate di dispositivi di sgancio automatico in caso di blackout o di facile apertura in presenza di assenza di rete. Sono consentiti i tornelli e varchi automatici per il controllo degli accessi. In caso di emergenza non devono costituire intralcio o in caso di blackout non devono costituire intralcio. Quindi nelle situazioni di emergenza si devono configurare delle procedure per cui non diventano, si aprono senza costituire ostacoli. Le uscite finali sono l'elemento finale del sistema di esodo e immettono direttamente in luogo sicuro. Devono essere posizionate in modo da garantire l'esodo rapido degli occupanti verso il luogo sicuro e contrassegnate sul lato verso il luogo sicuro con un cartello del tipo UNIEN ISO 7010 M001. Di questo tipo. È possibile l'utilizzo di segnaletti di sicurezza conforme a UNIEN ISO 7010, integrata da eventuali ulteriori indicatori, ad esempio consentano accesso visivo e tattile a informazioni che si differenzino dal punto di vista architettonico dalle pareti in cui sono applicate o se sono del tipo non applicate a parete, ma sono distanziate dalla parete, si devono differenziare come colore, come tipologia, dallo sfondo in cui sono applicate. Devono tener conto anche qualora ci siano degli allestimenti mobili temporanei, devono tener conto appunto del punto idoneo di installazione. In ogni piano devono essere installate planimetrie semplificate e orientate con la posizione del lettore e il layout del sistema di esodo a norma UNI ISO 23601. Possono essere applicate indicazioni supplementari a norma ISO 16069. L'illuminazione di sicurezza deve essere installata lungo le vie di esodo quando la loro illuminazione può non essere sufficiente nel caso di esodo degli occupanti, ad esempio attività esercitate in orari pomeridiani o notturni o locali con scarsa illuminazione naturale. Il livello di illuminamento deve garantire a norma UNIEN 1838 il livello maggiore di un lux lungo la via centrale
della via di Esodo. Vedete qui sono 0,5 lux nelle parti laterali e un lux nella parte centrale. Sulla disposizione dei posti rispecchia un po' quello che in passato è stato considerato nella distribuzione. Comunque devono essere costituiti dei settori separati da passaggi sia longitudinali che trasversali, che diventano vie di esodo, la cui larghezza va determinata come vie di esodo, e comunque se ogni settore contiene non più di 300 posti, devono avere larghezza maggiore o uguale a 1,20 m. I passaggi tra le file dei sedili di ogni settore devono essere calcolati poi, come vedremo, nelle lunghezze d'esodo massime e nelle lunghezze massime dei corridoi ciechi. La larghezza viene misurata alzando diciamo, la ribalta e seduta in posizione alzata, ed è la larghezza minima fra due file di sedili da considerare nel dimensionamento dei passaggi. Ecco, questa tabella invece dà il massimo numero di sedili per fila del settore a seconda che i passaggi siano di tipo monodirezionali o bidirezionali. Quindi, quando si vuole dimensionare un passaggio monodirezionale o un passaggio bidirezionale. Quindi, se le file di sedili sono molto strette, minori quindi di 30 centimetri, in passaggio tra file monodirezionali il massimo numero di sedili per fila è 1, in file bidirezionali è 2, e così via. Al crescere della larghezza fra due file adiacenti e contigue, a seconda che i passaggi siano monodirezionali o bidirezionali, vengono qui indicate il numero di sedili per fila consentiti per costituire i settori. Nella realizzazione di settori apposti con sedie mobili, al massimo 10 file collegate rigidamente tra loro. Possono essere anche consentite senza collegamento rigido se si tratta di locali a basso affollamento, palchi di teatri, ristoranti, eccetera. La larghezza fra file di sedili mobili deve essere maggiore di 30 cm. Il numero massimo che compone la fila è, se il settore è bidirezionale, 10 per 10, quindi ritornano i settori 10 per 10 di posti a sedere mobili che si utilizzano nella tradizione dei locali pubblico spettacolo. Se il settore ha invece una uscita monodirezionale, si dimezza il massimo numero di sedili, 5 per file al massimo di 10. Questo è il caso delle tribune, che devono essere progettate, realizzate e gestite secondo regola d'arte, raggruppate in settori. In questo caso i passaggi fra i settori devono rispettare queste caratteristiche. Quindi, se il settore contiene più di 600 posti, si tratta stiamo parlando di tribune, installazioni per spettatori, la larghezza deve essere maggiore di 1,20 m. Il numero di sedili, di sedute che compongono la fila, non deve essere superiore a 40 o a 20, a seconda che le uscite, i percorsi siano bidirezionali o monodirezionali. Tra l'altro non vedo qui, quindi è il numero di sedute, massimo è 40, però non è chiaro quanto sia il numero di sedute, il numero di file. Il numero di file non c'è un limite
in questo specifico paragrafo, mentre c'è un limite al massimo a 10 file per i posti a sedere mobili, così come non c'è un limite sulle file di posti a sedere fissi. Questo è il caso invece, come ultima definizione per il paragrafo che definisce le caratteristiche generali del sistema d'esodo, è quando ci sono sistemi di esodo comuni a più titolari di attività. E allora, quindi, dovrà essere necessario effettuare delle valutazioni specifiche per determinare la necessità di fare sistemi di esodo diversi per ogni responsabile, oppure adottare una serie di accorgimenti progettuali, strutturali o impiantistici tali da consentire la promiscuità delle vie di esodo relative ai diversi responsabili. Se un'attività civile condivide vie di esodo con altre attività di qualsiasi tipologia, anche afferente a diversi responsabili di attività, le vie di esodo devono essere a prova di fumo in assenza di specifici accorgimenti gestionali di pianificazione dell'emergenza e di procedure d'allarme condivise. Quindi introduce questo ulteriore vincolo quando vi siano delle coesistenze fra attività civili e qualsiasi altra tipologia di attività, anche afferente a più responsabili, e in assenza di procedure condivise, dovrà essere necessario che i sistemi di vie di esodo siano prova di fumo o no, qualora invece vi siano delle procedure condivise di gestione dell'emergenza fra tutti coloro che sono interessati dal sistema di vie di esodo. Ecco, io farei una pausa perché, o meglio, possiamo direttamente fare questa parte 2 e poi fare una pausa. Allora, questo che abbiamo visto fino adesso descriveva gli elementi, dava delle definizioni e anche dei vincoli del sistema di esodo. Questa parte invece ci dice quali sono i dati per la progettazione. Sono due, il profilo R-Vita, di chi? Del compartimento con profilo di rischio più gravoso fra tutti i compartimenti che utilizzano quel sistema di vie di esodo. L'affollamento invece è l'affollamento di tutti i locali attraverso la tabella indicata dal codice oppure da questa, per tipologia di attività, secondo indicazioni indicate nella regola tecnica verticale specifica, se esiste, da norme o documenti tecnici di organismi europei o internazionali riconosciuti nel settore della sicurezza antincendio, e si possono bypassare tutte le indicazioni delle tabelle attraverso dichiarazioni del responsabile dell'attività che si impegna a mantenere l'affollamento dichiarato in tutte le condizioni di esercizio, che è una possibilità che consente progettazioni secondo dichiarazioni del responsabile, perché se si andasse secondo i parametri delle densità di affollamento si potrebbero determinare degli affollamenti notevolissimi. Ad esempio, un ambito all'aperto destinato ad attività di spettacolo e intrattenimento delimitato e privo di posti a sedere di superficie 1000 metri quadri determina un affollamento di 2000 persone, ma se in quell'ambito di quell'attività all'aperto di pubblico spettacolo sono previste 30 persone secondo dichiarazione del responsabile dell'attività, il sistema di via di esodo andrà progettato non più per 2000, ma per quanto dichiarato dal responsabile. Ecco, facciamo una breve pausa e poi andiamo alla parte terza.
ossia i requisiti antincendio minimi per l'esodo. 5 minuti, va bene? Comandante, riprendiamo alle 17:40 o prima? Rimane Va bene, il tempo di... sì. Ok, perfetto, allora scrivo in chat. Comandante, una domanda la posso fare? Magari la facciamo dopo, così il Bene, comandante fa anche ok. una pausa. Siamo tutti in pausa. Ok. No, no, va bene, sono Ok, qui, se a riparto dopo. questa parte. Una semplice domanda, comandante. Queste dichiarazioni del titolare dell'attività possono essere fatte facendo riferimento soltanto al nuovo codice oppure magari ad un'attività alberghiera, per esempio? Dopo la pausa possiamo fare. Dopo la pausa, per favore. Non ho capito, se devo rispondere o fare pausa? Vabbè, Facciamo la pausa è semplice, la domanda è cortesemente, abbastanza rispondiamo dopo la semplice. pausa. Allora, io stiamo delineando la misura S4 della RTO, ossia la RTO si applica, abbiamo detto, alle attività della prima colonna, della seconda colonna e qualora Sì. appartenga alla prima colonna, quindi attività alberghiere, se ho capito bene, allora questo Sì. sistema che andiamo studiando è quello generale della RTO. Nella RTV specifica per l'attività alberghiere possono essere inseriti alcune indicazioni che non sono qui presenti. Però per quanto riguarda il punto dei dati d'ingresso per la progettazione, fa fede quanto riportato nella RTO. Quindi Ok, no, la mia domanda, mi scusi comandante, era, cioè, questo tipo di autocertificazione non può essere utilizzata nel caso dell'utilizzo di regole tecniche tradizionali, questo volevo dire. no, questo stiamo parlando dell'attività. Ecco, ritorniamo alla tabella iniziale, tabella che vi ho fatto vedere la prima. Ecco, siamo nell'ambito della 66, 67, 68, 69, 71, 72 e di queste 42 qui indicate nella seconda colonna. Ok, perfetto. Ok, oggi queste attività Benissimo. della prima e seconda colonna devono essere progettate secondo gli strumenti di cui stiamo parlando. Ok, se sono attività esistenti, poi bisognerà verificare la compatibilità. Se la compatibilità non è assicurata, allora si ritorna a quanto indicato dalle regole tecniche tradizionali. Va bene? Grazie mille, comandante. A dopo. Grazie. Lui.
Allora, se possiamo riprendere dalla parte terza della progettazione dell'esodo, che è relativa ai requisiti antincendio minimi che è necessario garantire prima della progettazione del sistema di vie di esodo. La prima condizione è che le vie di esodo verticali di collegamento dei compartimenti dell'attività devono essere protette da vani con resistenza al fuoco predeterminata e comunque non inferiore alla classe 30, con chiusura dei varchi di comunicazione, quindi fra via di esodo verticale e i compartimenti dell'attività, almeno E30 SA. SA sta per tenuta al passaggio dei fumi freddi. Questo come linea generale, ad eccezione di scale che scendono da un soppalco inserito nello stesso compartimento, oppure di scale all'interno di compartimenti multipiano. Se le vie di esodo verticali a prova di fumo provenienti dai compartimenti collegati possono avere chiusura dei varchi del tipo E30, quindi la differenza rispetto a prima è che non devono essere del tipo E30 SA se sono vie di esodo verticali a prova di fumo, in quanto non necessita, già la tenuta al fumo è garantita dal vano a prova di, dal filtro a prova di fumo, e quindi è sufficiente che i varchi siano del tipo E30. Se l'edificio ha piani a quota inferiore a meno 5 metri, le vie di esodo interrate non a prova di fumo devono essere inserite in compartimento distinto dalle vie di esodo fuori terra. Quindi, ad esempio, utilizzando delle chiusure tagliafuoco dei varchi di comunicazione che separano al piano terra le vie di esodo verticali fuori terra da quelle interrate. Ci sono altre condizioni da rispettare. Allora, in funzione del profilo di rischio R-vita qui indicato, quindi distingue i B1, B2 e B3, poi i B1, B2 e B3, D1, D2, i CI1, CI2, CI3 e CI1, CI2, CI3 e tutti gli altri casi. In attività a quota inferiore di meno 5 metri per i B1, B2 e B3, e per tutti gli altri casi a quota inferiore, tutti i piani interrati per i piani a quota inferiore a quelli previsti nella tabella, quindi per tutti i piani interrati sotto i 5 metri nei B1, B2 e B3 e sotto i 5 metri in tutti gli altri casi, devono disporre di almeno due vie di esodo indipendenti. Quindi questa è una condizione importante per, in funzione della complessità dell'edificio, cioè piani più remoti, intesi come piani più lontani dal piano di riferimento, che possono trovarsi a quote inferiori a 5 metri, ma anche a quote inferiori a un metro, per questi ulteriori profili di rischio. Qui sono inseriti B1, B2 e B3 con densità di affollamento superiore a 0,4 persone al metro quadro, mentre qui sono inferiori a 0,4, qua sono maggiori a 0,4 persone al metro quadro. Sopra i 32 metri, i B1, B2 e B3, per tutti i piani superiori ai 32 metri, devono essere garantite due vie di esodo indipendenti. Quindi questo vincolo dell'indipendenza e della presenza di almeno due vie di esodo è legata a particolari attività
e a particolari quote. Qualcuno vuole intervenire? Sì, ingegnere, volevo chiedere soltanto, questo vuol dire che queste due vie di esodo interesseranno anche i piani intermedi verso la, verso l'uscita? Sicuramente. Quindi l'indipendenza poi che è necessaria sopra i 54 metri, ad esempio, per tutti i casi che non siano quelli qui indicati, dovrà essere riportata fino al, al luogo sicuro, quindi al varco finale del, che porterà al luogo sicuro. D'altra parte, se no l'indipendenza non sarebbe garantita. Grazie. Sarebbe garantita soltanto per quella parte al di sopra dei 54 metri o al di sotto dei 5 metri, ma deve essere garantita per assicurare l'esodo dai piani più remoti. Devono essere presenti due vie di esodo indipendenti che servano tutti i piani fuori terra a partire dai piani a quota superiore a quelle previste in tabella. Ultima condizione, quindi le condizioni riassumendo sono sostanzialmente queste, cioè l'utilizzo di vie di esodo verticali protette con varchi di particolari caratteristiche in linea generale, laddove le vie di esodo verticali che collegano i compartimenti delle attività necessitano di una protezione. Se in particolare le vie di esodo verticali sono anche a prova di fumo, c'è una condizione sulla porta che può essere non del tipo E30SA. Questa condizione importante è una condizione che ci dice che vie di esodo interrate in una prova di fumo devono essere in compartimento distinto rispetto alla via di esodo fuori terra attraverso l'introduzione di porte tagliafuoco. Questa condizione invece ci dice quando è necessaria e la presenza di vie di esodo indipendenti, almeno due vuol dire che possono essercene più di due, ma non meno di due, in edifici con profili di rischio e con quote indicate in questa tabella. Questa condizione ci dice che se l'ambito di cui si sta valutando l'esodo passa, quindi è aperto al pubblico, non deve attraversare ambiti non aperti al pubblico, a meno che una specifica valutazione del rischio lo rende sicuro attraverso anche, ad esempio, misure aggiuntive di protezione che facciano sì che il passaggio del pubblico negli ambiti non aperti al pubblico avvenga in sicurezza. È una condizione flessibile, il codice non dà indicazioni su come possa avvenire e con quali misure strutturali o impiantistiche possa essere garantite. È la valutazione del rischio del progettista che, in funzione delle misure che intende adottare, dovrà dimostrare che l'esodo del pubblico in varchi non aperti al pubblico avvenga con sicurezza, in sicurezza. Poi ci sono alcune, credo che sia l'ultima, no. Allora, ce ne sono due ancora condizioni. E vedete, qui viene usato il condizionale. Il sistema d'esodo dovrebbe essere, una regola generale del codice è che l'utilizzo del condizionale è una, è un consiglio, è un suggerimento, come una linea guida, non è un obbligo. E quindi che cosa dice? Cosa ci dice? Che di solito in emergenza gli occupanti tendono a uscire dal varco da cui sono entrati. E questa è una regola generale che si è verificata poi anche quando sono stati studiati i casi di
di esodi in emergenza da discoteche, da locali di pubblico spettacolo, da impianti sportivi. Quindi c'è la tendenza di chi non conosce i luoghi a utilizzare la via di esodo e che può essere a volte, può condurre a delle condizioni di se quel percorso è interessato dai fumi dell'incendio, può essere deleterio per coloro che lo attraversano. Ecco perché il sistema di esodo deve essere concepito in maniera che vi siano delle possibilità indipendenti e alternative di uscita da un certo ambito. Comunque, se è vero questo, allora il codice consiglia di dimensionare che il 60% degli occupanti, quindi del 60% delle persone che devono abbandonare quell'ambito, attraversino le vie di esodo ordinarie, cioè le porte di accesso, con il verso, secondo il verso che abbiamo studiato prima. E il rimanente 40% invece venga dimensionato per gli ulteriori varchi che non siano le vie di accesso ordinarie. Quando ci sono convergenze di flussi di occupanti da vie di esodo distinte, ad esempio in atri, non ci deve essere la presenza di arredi fissiomobili, conformazioni, quindi non ci devono essere ostacoli, diciamo, derivanti dall'arredo, o da conformazioni geometriche del sito, o da direzioni contrastanti d'ingresso dei flussi di occupanti nell'area. Quindi deve essere facilitata la convergenza dei flussi verso il verso dell'esodo. Deve essere, per quanto più possibile, evitato il controflusso dei soccorritori rispetto agli occupanti in esodo. Questo vedremo che può essere garantito maggiorando la larghezza delle vie di esodo di 50 centimetri. Quindi se la progettazione per l'esodo in sicurezza degli occupanti viene maggiorata nelle larghezze di 50 centimetri, allora potrebbe essere garantito il controflusso dei soccorritori. In caso contrario, dice, valutate l'opportunità di prevedere percorsi separati fra occupanti e soccorritori. L'ultima condizione, quindi condizioni minime che devono essere sempre garantite, è quando si utilizzano le procedure di esodo per fasi. Allora, intanto questa modalità di esodo non può essere utilizzata per i piani a quota minore di meno 5 metri. E inoltre, quando si vogliono utilizzare le procedure di esodo per fasi, devono essere garantite queste ulteriori quattro condizioni: sull'indipendenza di almeno due vie di esodo, sulla presenza di un impianto di rivelazione allarme di livello 3 con sistema EVAC, sistema di messaggio vocale preregistrato oppure con qualunque sistema di messaggio vocale che indirizzi l'esodo in emergenza. Che il sistema di gestione della sicurezza abbia almeno un livello di prestazione 2 e che ciascun piano dell'attività sia inserito in compartimento distinto con livello della compartimentazione di livello di prestazione 3. L'esodo per fasi, come vedremo, consente un numero maggiore di occupanti, perché l'esodo viene studiato appunto per determinati occupanti di un ambito.
ma affinché sia consentito devono essere assicurate queste condizioni qui indicate. Questi sono requisiti antincendio minimi qualora si sfrutti l'esodo per fasi. Detto tutto questo, quanto abbiamo detto fino ad ora, adesso andiamo alla progettazione vera e propria. Quindi il nostro sistema dovrà essere progettato per consentire di abbandonare il compartimento di primo innesco e raggiungere un luogo sicuro temporaneo o direttamente il luogo sicuro, prima che le condizioni di irraggiamento e dei fumi presenti rendano incapacitanti gli occupanti negli ambiti in cui si trovano. La prima cosa da verificare, abbiamo prima parlato della necessità in certe situazioni di avere almeno due vie di esodo e di uscite indipendenti. Che cosa vuol dire l'indipendenza di vie di esodo o di uscite? Vie di esodo o uscite si definiscono indipendenti quando è resa minima la probabilità che possano essere contemporaneamente rese indisponibili per gli effetti dell'incendio. L'indipendenza, vedremo poi, che viene fatta attraverso la verifica di ridondanza. Per limitare la probabilità che l'esodo sia impedito dall'incendio, devono essere sempre previste almeno due vie di esodo indipendenti. È ammessa la presenza di corridoi ciechi realizzati secondo le prescrizioni che vedremo fra un po'. Per limitare la probabilità che si sviluppi sovraffollamento localizzato alle uscite, le uscite devono essere rese indipendenti quando, a seconda del profilo di rischio R vita, quindi in particolare se qualunque sia il profilo di rischio R vita, il numero di occupanti dell'ambito servito dal sistema di esodo è maggiore di 500, dovrà essere assicurata la presenza di almeno tre uscite indipendenti. Se sono delle attività del tipo B1, B2, B3 con densità di affollamento maggiore di 0,4 e l'affollamento è maggiore di 150 occupanti, anche in questo caso il numero minimo di uscite indipendenti dovrà essere 3. In tutti gli altri casi, quindi per qualunque altro profilo di rischio che non sia nelle condizioni di occupanti qui indicate o del tipo B1, B2, B3 con densità di affollamento superiore a 0,4, sono sufficienti due uscite indipendenti dall'ambito di cui stiamo studiando l'esodo. È possibile ridurre a una l'uscita ad una l'uscita indipendente quando i corridoi ciechi sono realizzati secondo le prescrizioni indicate dal codice. Per considerare due vie di esodo orizzontali indipendenti, devono essere verificate queste condizioni: o l'angolo formato dai percorsi rettilinei sia maggiore di 45 gradi, o tra i percorsi esista una separazione resistente al fuoco maggiore di EI30. Ecco, vediamolo qui, forse in questi casi. Questi sono casi che definiscono coppie di vie di esodo o uscite indipendenti. Allora, nel primo caso
abbiamo un ambito con due varchi, uscita 1 e uscita 2, per occupanti che si trovino in questa posizione, l'angolo con il quale vede le due uscite è inferiore a 45 gradi. Quindi questa condizione non è garantita. Vuol dire che per coloro che si trovano in questa zona è come se avessero a disposizione un'unica uscita. I due percorsi non sono indipendenti. Quando l'occupante si trova esattamente in tutti questi punti di questo cerchio, vede le due uscite sotto un angolo di 45 gradi. E allora, per coloro che si trovano a questa distanza dalle uscite, dell'ambito, i due percorsi sono indipendenti. Poiché tutti quelli che vedono le due uscite con angoli minori di 45 gradi si trovano in corridoio cieco, introduciamo un'ulteriore uscita. Allora, quell'occupante che prima non vedeva percorsi di esodo indipendenti, adesso vede una coppia di uscite indipendenti e due percorsi indipendenti, perché l'angolo è diventato maggiore di 45 gradi. La stessa cosa vale per il precedente, che potrebbe anche scegliere questi due percorsi oltre che questi, e questo sicuramente. L'altra condizione, che tra i percorsi esista una separazione resistente al fuoco e I30, quindi immaginando un compartimento con due uscite, quindi siamo nella prima situazione, se non ci fosse il setto, un occupante in questa posizione vedrebbe le due porte, i due varchi, con angoli minori di 45 gradi, quindi non ci sarebbe indipendenza dei due percorsi. L'introduzione di questo setto resistente al fuoco I30 fa sì che l'angolo sia ora maggiore di 45 gradi e comunque sia idoneo per tutti coloro che si trovino al limite di questo cerchio, di questi due parti di cerchio. Per coloro che si trovano in questa posizione rimane la dipendenza fra di loro dei due percorsi, perché l'angolo è minore di 45 gradi. Ecco, per evitare percorsi in corridoio cieco in queste aree sarebbe necessario un ulteriore varco da questa parte per eliminare il corridoio cieco. Quello che è stato detto per i percorsi vale anche per le uscite. Quindi quando io dico che questi due percorsi non sono tra loro indipendenti, dico anche che le due uscite non sono indipendenti per questo occupante. Diventano le due uscite indipendenti da questo punto in poi, e così pure in questo caso sono sempre uscite indipendenti per gli occupanti, tranne quelli che si trovano in quest'angolo, perché sostanzialmente vedono i due varchi con angoli minori di 45 gradi, e le due uscite sono indipendenti per tutti coloro che si trovano nell'area bianca, e non sono le due uscite indipendenti per tutti coloro che si trovano nell'area campita. Altri esempi. Abbiamo due compartimenti con tre varchi ciascuno, due corridoi. Un occupante
che si trovi nel compartimento 1 vede le sue, i suoi varchi con angoli maggiori di 45 gradi, quindi non ci sono percorsi in corridoio cieco. Quindi per un occupante del compartimento 1 i tre percorsi sono tra loro indipendenti. Così pure per chi si trova in compartimento 2 i tre percorsi e quindi le tre uscite sono tra loro indipendenti. Se viene meno un percorso di esodo, quindi per l'occupante del compartimento 2 non avrà più disposizione, avrà a disposizione un unico percorso che lo porta a cielo libero. L'occupante del compartimento 1 avrà un unico percorso che lo porta a cielo libero. Chi si trova in questa parte del corridoio percorrerà una parte di corridoio cieco, continuerà a percorrere il corridoio cieco fino a raggiungere, per lui sarà un corridoio cieco. Cosa vuol dire? Qual è l'importanza di avere uscite indipendenti? L'importanza è che se viene eliminata una o più possibilità di percorsi di esodo, se vengono eliminate, l'indipendenza garantisce che comunque l'esodo sia verificato per gli occupanti dei compartimenti. Altri esempi. Tre compartimenti, 1, 2, 3. Ogni compartimento ha sicuramente quest'angolo maggiore di 45 gradi, quindi ha due percorsi indipendenti, perché quest'angolo, qualunque punto io mi metta, ho due percorsi visti con angoli maggiori di 45 gradi. Così pure, da qualunque posizione io mi muova nel compartimento 2, ho sempre due coppie, una coppia di vie di esodo indipendenti, perché l'angolo compreso è maggiore di 45 gradi. Anche per il compartimento 3, in qualunque punto mi trovi, ho sempre due vie di esodo indipendenti. Quindi è la possibilità, ad esempio, che l'incendio si verifichi nel compartimento 1, vi è la garanzia che comunque un percorso indipendente possa essere utilizzato. Nel secondo esempio è stata eliminata un'uscita, di conseguenza il compartimento 3 ora ha un unico varco, mentre prima ne aveva due, di conseguenza ha solo una via di uscita indipendente. I compartimenti 1 e 2 continuano ad avere due percorsi e due uscite indipendenti. Il compartimento 3 ha una sola via di esodo e la posizione di questo varco ne determina un corridoio cieco. Eliminando ulteriormente questa uscita, quindi ci ritroviamo nelle condizioni di un unico varco a cielo libero. Di conseguenza, pur avendo percorsi di esodo indipendenti, una volta che l'incendio è qui, elimina l'indipendenza. Quindi vuol dire che ogni compartimento è in corridoio cieco, ha una sola
via di uscita, un'unica via di uscita che l'incendio potrebbe eliminare. Questo per quanto riguarda le vie di esodo orizzontali. Per quanto riguarda invece le vie di esodo verticali, si considerano indipendenti le vie, quando sono inserite in compartimenti distinti, oppure quando almeno una delle due sia in via di esodo esterna. Ad esempio, sono indipendenti tra loro vie di esodo verticali, quali due scale d'esodo protette distinte. La protezione fa sì che ognuno delle due sia un compartimento, quindi in questo caso si verifica la definizione A. Una scala di esodo protetta, quindi in compartimento, e una senza protezione. Anche in questo caso sono due compartimenti distinti, uno e due. Due scale di esodo senza protezione, ma in compartimenti verticali indipendenti. In questo caso l'indipendenza è garantita dai compartimenti verticali. Una scala senza protezione, che quindi appartiene a un compartimento, è una scala esterna. Due scale esterne. Queste sono le possibili situazioni di indipendenza di vie di esodo verticali. Se vie di esodo verticali non sono protette, possono essere considerate indipendenti se ognuna è impiegata da non più di 100 occupanti. Nessun piano servito da questa via di esodo verticale sia a quota inferiore a meno un metro. Nei percorsi collegati a monte e a valle del percorso di esodo non vi sia corridoio cieco. Il massimo dislivello fra tutti i piani serviti da vie di esodo verticali non protette dal compartimento deve essere inferiore a 7 metri. Allora, questi sono i casi di quando è possibile considerare indipendenti coppie di vie di esodo verticali non protette ma inserite in uno stesso compartimento. È il caso, ad esempio, di due vie di esodo verticali a giorno aperte all'interno di uno stesso compartimento. E allora la condizione per l'indipendenza delle due vie di esodo verticali, quindi delle due scale, è che l'affollamento complessivo sia tale da non impegnare ogni via di esodo verticale da più di 100 occupanti, che i piani serviti non siano a quota inferiore a meno un metro e nei percorsi a monte e a valle, quindi sopra e sotto, non vi siano corridoi ciechi. Diciamo, sono queste condizioni. Quindi qua si tratta di due scale aperte all'interno di uno stesso compartimento e ci si pone il dubbio se i due percorsi di un occupante che si trova in questo punto siano indipendenti o meno. Allora, in questo caso sono indipendenti, pur non essendo scale protette indipendentemente una dall'altra, ma sono all'interno e aperte nello stesso compartimento, quindi il percorso a monte e a valle non ha problemi di corridoi ciechi, perché in ogni punto sono possibili percorsi con angoli maggiori di 45 gradi. In questa configurazione, quindi la stessa per quanto riguarda i varchi di uscita, ma avvicinando fra loro le scale, allora in questo caso l'angolo non è più di 45 gradi, quindi vuol dire che questo percorso è in corridoio cieco, quindi è come se le due scale fossero unite e l'indipendenza interviene qui. Però, poiché a monte, qua diceva, nei percorsi collegati a monte non vi sia corridoio cieco,
Questo è un corridoio cieco a monte, quindi queste vie di esodo non sono indipendenti. In questo caso non c'è indipendenza dei percorsi, perché seppur a monte vi è indipendenza, a valle non vi è indipendenza, perché è tutto in corridoio cieco. Quindi questi due percorsi di esodo non sono fra loro indipendenti. L'unico caso è questo, il primo. Questo è il caso invece dei locali a gradoni o inclinati, diciamo le tribune classiche, in cui dice si possono considerare indipendenti coppie di vie di esodo verticali non protette che colleghino diversi piani di uno stesso locale a gradone inclinato, ad esempio scale di smistamento all'interno di aule a gradoni, auditorium, sale cinematografiche. Quindi in questo caso è possibile considerare l'indipendenza dei percorsi da questa particolare tipologia di locali a gradoni inclinati. Corridoi ciechi sono porzioni di vie di esodo in cui è possibile l'esodo in unica direzione. È preferibile evitare realizzazione di corridoi ciechi perché offrono una sola via di esodo senza alternative. La distanza di la lunghezza di un corridoio cieco è una distanza che si deve percorrere lungo la via di esodo fino a un punto in cui diventa possibile l'esodo in più di una direzione, oppure quando si arrivi in luogo sicuro. La lunghezza di corridoio cieco si valuta col metodo del filo teso, senza tenere conto degli arredi mobili, ma degli arredi fissi sì. Quindi se l'ostacolo è fisso, bisogna considerare il percorso che scavalca l'ostacolo. Le condizioni per i corridoi ciechi sono qui indicate in questa tabella, dove l'ammissibilità della presenza di un corridoio cieco con profili di rischio qui indicati è consentita se il numero di occupanti ha una limitazione a 100 o a 50 e se le lunghezze in funzione del profilo di rischio e degli occupanti presenti rispettano queste lunghezze massime. Quindi l'ammissibilità di un corridoio cieco in funzione del profilo di rischio revita dell'attività è determinata dagli occupanti presenti, cioè dall'affollamento dell'ambito servito dal corridoio cieco, e da lunghezze che sono qui indicate. Quindi diventano, come vedete, tanto più basse quanto più ci si avvicina a situazioni del tipo CI3, e sono tanto maggiori le lunghezze di corridoio cieco, tanto più si avvicina agli A1, A2. La differenza sostanziale fra regole tecniche tradizionali era che le lunghezze per qualunque attività, le lunghezze dei corridoi ciechi erano fisse e determinate. Il codice invece consente una maggiore flessibilità, perché il fatto che attività conosciute dagli occupanti e nelle quali siano in stato di veglia sono diverse da attività in cui vi è possibilità di presenza di persone in stato di riposo o degenti. Quindi la lunghezza dei corridoi ciechi si adatta alla tipologia del profilo di rischio dell'attività. Vi è un limite comunque al numero massimo di occupanti che utilizzano il corridoio cieco.
Facciamo qualche esempio. È un edificio a tre livelli, un piano, quindi piano primo e piano secondo. Visto in pianta, questo edificio è fatto con una scala non protetta, quindi non c'è nessun requisito in questo varco e in questo muro. Quindi l'affollamento che deve essere considerato ai fini dell'ammissibilità di questa tabella è quello presente nell'ambito. Quindi gli occupanti, 100 o i 50 occupanti, sono quelli presenti in questo ambito. Le lunghezze da considerare sono le lunghezze massime a partire da questo punto, poiché non c'è protezione, è tutto il percorso della scala, quindi è un percorso di questo tipo, fino al luogo sicuro. Quindi la verifica va effettuata su questa lunghezza per un affollamento nel piano secondo, nel piano primo, che per cui i percorsi sono in corridoio cieco. Quindi se avessimo un R-vita A2, l'ammissibilità è consentita per percorsi inferiori a 30 metri e per un numero di occupanti inferiore a 100, è quello che viene scritto qui. Quindi la somma degli occupanti dei piani secondo e primo deve essere inferiore a 100 e la lunghezza di questo percorso deve essere inferiore a 30 metri, ma anche questo percorso deve essere inferiore a 30 metri. È possibile omettere, quindi da questo calcolo, è possibile omettere quella parte finale del corridoio cieco e continua e finale del corridoio cieco se si verificano alcune caratteristiche. Quindi se vi è la caratteristica di filtro in corrispondenza della via di esodo verticale, qua, è possibile omettere una lunghezza di corridoio cieco di 45 metri o di 90 metri a seconda che non vi sia alcuna previsione impiantistica o se è presente un impianto di rivelazione allarme di livello 3 e un sistema di gestione della sicurezza antincendio di livello 2. Se il filtro è anche a prova di fumo, sarà possibile omettere quelle parti di corridoio cieco continue e finali di 120 metri, fino a 120 metri, o illimitate nel caso in cui vi siano queste prescrizioni aggiuntive. Se non c'è alcuna protezione, ma l'uscita termina direttamente in luogo sicuro, la parte che è possibile omettere è di 15 metri. Dall'uscita finale, quindi dal varco di uscita finale di sicurezza fino al luogo sicuro, è possibile omettere lunghezze di corridoi ciechi illimitate. Ci sono tre esempi per ognuna di queste condizioni. Allora, la prima condizione, questa, quando la via di esodo verticale è in caratteristiche di filtro, è questa. Quindi questa condizione ci dice che a seconda della presenza di queste prescrizioni aggiuntive o meno, è possibile omettere dal calcolo queste lunghezze di corridoio cieco. Quindi la verifica sulla massima lunghezza di corridoio cieco terminerà in corrispondenza
della scala con caratteristiche di filtro. Stavolta l'affollamento è relativa a quella parte di corridoio cieco che termina all'uscita di piano. Quindi l'affollamento è quello presente ad ogni piano, mentre prima era quello presente nei due piani, perché non c'era alcuna caratteristica di separazione nella via di esodo verticale. Quindi le verifiche dovranno essere sulla lunghezza massima riferita al corridoio cieco all'interno dell'ambito servito. Quindi questa dovrà essere verificata. Questa dovrà essere verificata. Queste potranno essere omesse per quanto a lunghezza. Ad esempio, supponiamo che il profilo di rischio sia ancora 2, quindi siamo a 2, quindi massimo affollamento 100 occupanti, massima lunghezza dei corridoi ciechi 30 metri. Quindi i 30 metri dovranno essere questi al massimo. Questi al massimo, mentre prima, senza protezione, i 30 metri erano tutti. Ok? Quindi la presenza di alcune caratteristiche nei varchi di separazione fra compartimenti orizzontali e compartimenti verticali, di vie di esodo verticali, consentono di scontare le lunghezze dei corridoi ciechi e di effettuare le verifiche di affollamento e di lunghezze solo negli ambiti serviti dal corridoio cieco. Quindi i 100 occupanti vanno valutati per ogni piano, mentre prima andavano valutati nei due piani complessivi. Le lunghezze vanno computate per i due ambiti, mentre prima venivano valutate per tutto il percorso. Questo è il caso invece qui indicato. Quindi è un collegamento verticale senza protezione che però termina direttamente all'uscita finale o in luogo sicuro. Ecco, in questo caso il corridoio cieco che termina nel varco finale può essere omessa, quella parte continua e finale, perché il corridoio cieco termina in uno spazio cielo libero. Quindi quanto può essere questa lunghezza di corridoio cieco omessa? Al massimo 15 metri. Questo per salvaguardare quelle situazioni del tipo hall, del tipo atri, che hanno, secondo le regole tecniche tradizionali, anche negli hall di alberghi, avevano corridoi ciechi di questa natura. Quindi le verifiche sulle lunghezze e sugli affollamenti vanno fatte solo per la parte relativa all'ambito. Si escludono dal conteggio le parti che adducono direttamente su spazio cielo libero. Questo è il caso indicato, quindi senza protezione, che termina direttamente a uscita finale o in luogo sicuro. Anzi, aspetta, forse è l'ultima. Dunque, no, è l'ultima. L'ultima della tabella, quindi dall'uscita finale fino al luogo sicuro in via di esodo esterna. In questo caso è questa la via di esodo esterna che porta al luogo sicuro,
la verifica del corridoio cieco va fatta fino all'uscita finale. Quindi, tornando in tabella, è illimitata, la lunghezza del corridoio cieco può essere illimitata. Quindi se io mi trovo in situazione di compartimento comunque fatto con corridoio cieco che termina in una via di esodo esterna che porta al luogo sicuro, la verifica sul corridoio cieco va fatta su questa distanza. Può essere omessa tutta quella parte che in via di esodo esterna porta al luogo sicuro. In questo caso, in maniera analoga, si tratta di due vie di esodo indipendenti che portano in due luoghi sicuri con percorsi maggiori di 45 gradi, quindi possono essere omesse a due vie di esodo indipendenti fino al luogo sicuro. La verifica va effettuata sul corridoio, sulla lunghezza massima e sull'affollamento, su questa lunghezza e sull'affollamento di tutto il piano. Quando vi è il caso invece di più porzioni di corridoio cieco in ambiti di protezione di natura diversa, ad esempio una scala a prova di fumo e un corridoio protetto, allora, per determinare quanta parte del percorso massimo in corridoio cieco possa essere omessa, bisogna applicare questa formula. Quindi, in questo caso siamo in un corridoio, quindi questa lunghezza di corridoio cieco L1 può essere omessa considerando la quantità massima di tabella 45 o 90, a seconda che vi siano meno impianti, questi impianti indicati o questo sistema di gestione. Quindi qua andrà indicata in questa formula 45 o 90 per L1, che è la lunghezza di corridoio cieco che si va a studiare, più la parte di corridoio cieco che si può omettere perché il percorso è in una scala filtro prova di fumo, moltiplicata per le caratteristiche di 120 metri, poiché si tratta di filtro a prova di fumo. Quindi, in questo esempio, x metri per 45,90 più y metri per 120 diviso 45 più 120. Il valore fornisce quanta distanza possa essere omessa nel conteggio della massima lunghezza di percorso in corridoio cieco. Quindi le verifiche sull'affollamento e sulle massime lunghezze andranno effettuate nei compartimenti 1, 2 e 3. Altre indicazioni che abbiamo qui, che bisogna, è necessario considerare. Per fruire di questi sconti sulle massime lunghezze dei corridoi ciechi è necessario che gli ambiti serviti abbiano affollamento inferiore a 0,4 persone al metro quadro. Se gli ambiti sono aperti al pubblico, l'affollamento complessivo non deve superare 300 occupanti, o se non sono aperti al pubblico, deve essere inferiore a 500 occupanti. Non devono esserci sostanze o miscele pericolose in quantità significative, e se gli occupanti possono dormire, devono essere protetti da chiusura almeno ai 30 SA. La lunghezza omessa delle scale si misura, la lunghezza
si misura col metodo del filo teso, quindi escludendo arredi mobili, ma considerando arredi fissi. Generalmente, quando si fanno i calcoli, questa quantità è 12,50 m per il numero dei piani serviti. Cioè, il codice dà indicazione di considerare la lunghezza della scala per ogni singolo piano di 12,50 m, ossia questo percorso per un piano è 12,50 m. Quindi, per calcolare i percorsi in via di esodo verticale, basta moltiplicare 12,50 m per il numero dei piani serviti. Questo per quanto riguarda i corridoi ciechi. Per quanto riguarda le lunghezze d'esodo, le verifiche vanno anch'esse effettuate in maniera analoga a quelle dei corridoi ciechi. In questo, nel caso delle lunghezze d'esodo, l'ammissibilità non è più in funzione del numero di occupanti, ma soltanto in funzione di distanze massime, quindi in funzione del profilo di rischio. Le massime lunghezze che portano al luogo sicuro dal punto che si vuole verificare non devono superare questi valori massimi. Anche in questo caso la flessibilità del codice sta nel consentire percorsi di esodo maggiori se gli occupanti sono in stato di veglia e conoscono molto bene gli ambienti in cui lavorano. Viceversa, diminuiscono in quegli ambiti in cui potrebbero esserci situazioni di occupanti in stato di riposo, degenti, e quindi minori lunghezze massime di esodo. La verifica sulle lunghezze d'esodo va fatta tenendo conto su una, almeno una delle lunghezze d'esodo, qualora vi siano più vie di esodo indipendenti. Se vi è una porzione della lunghezza di esodo in corridoio cieco, dovranno essere effettuate per quella parte le verifiche sui corridoi ciechi. Non si fanno verifiche delle lunghezze di esodo nei percorsi in via di esodo verticale con filtro e nelle vie di esodo esterne, quindi sono escluse dal conteggio delle massime lunghezze di esodo. Vediamo qualche esempio. Ecco. Un compartimento, quindi la verifica è positiva per, in questo caso basta una, la verifica è fatta su una delle due. Risulta verificata per tutte quelle parti per cui la lunghezza di esodo è uguale alla massima lunghezza di esodo, indicata in tabella. In queste parti campite si superano le lunghezze ammissibili, quindi non è verificata la massima lunghezza di esodo. La protezione, quindi, delle scale, questo ci dice, nelle vie di esodo verticali con filtro non si verificano lunghezze d'esodo, quindi la verifica va fatta per il compartimento, per questo compartimento, fino al varco della via di esodo con caratteristiche di filtro. La verifica per chi si trova nella via di esodo va fatta su quella parte della via di esodo che torna al compartimento di piano. Quindi non è più la somma dei percorsi che consentono di arrivare al luogo sicuro, ma le verifiche sulle massime lunghezze si fermano al varco della via di esodo verticale.
l'altezza delle vie di esodo al minimo non può essere inferiore a 2 metri. Sono ammesse per brevi tratti segnalati altezze inferiori se sono ambiti in cui gli occupanti presenti siano formati occasionali e di breve durata in un numero limitato, locali e impianti di servizio, qualora una specifica valutazione del rischio determina la possibilità di dimostra l'utilizzo in sicurezza di vie di esodo di altezza inferiore a 2 metri. Quindi anche in questo caso vi è una flessibilità demandata alla valutazione del rischio sull'utilizzo di percorsi di altezza inferiore a 2 metri. Questo per quanto riguardava le lunghezze, sia delle massime lunghezze di esodo, sia delle massime lunghezze dei corridoi ciechi. Le larghezze, la progettazione della larghezza delle vie di esodo. Intanto, ecco, come dicevamo prima, la verifica va fatta fino a 2 metri di altezza, deducendo eventuali elementi sporgenti, ad esclusione di estintori con rimano e dispositivi di apertura di porte di sporgenti meno di 8 cm. Se la densità di affollamento è maggiore di 0,7 persone al metro quadro, ogni via di esodo orizzontale non deve presentare riduzione di larghezza da monte a valle nella direzione dell'esodo, perché la presenza di riduzioni di larghezza potrebbe determinare sovraffollamenti localizzati. Le vie di esodo impiegate come percorso d'accesso ai piani presso i corridori possono essere maggiorate di 50 cm e quindi, come vi dicevo prima, possono essere utilizzate in controesodo da parte dei soccorritori. Quindi, dimensionate e progettate le larghezze di esodo, una maggiorazione di 50 cm consente l'utilizzo in controesodo. La verifica di ridondanza è l'indisponibilità di una via di esodo alla volta e la verifica che le vie di esodo restanti indipendenti da questa comunque consentano l'esodo di tutti gli occupanti presenti. La verifica di ridondanza non viene fatta, non deve essere fatta, quando le vie di esodo sono a prova di fumo, perché questa caratteristica le considera sempre disponibili, quindi non possono essere rese indisponibili dall'incendio. Quando si fanno le verifiche di ridondanza, si fa la verifica solo sugli affollamenti, sulle larghezze, quindi non si fanno più sulle lunghezze massime di esodo o dei corridoi ciechi. Come si calcolano le larghezze delle vie di esodo orizzontali? Con una formula che è qui indicata, in cui compare una larghezza unitaria della via di esodo in millimetri a persona per il numero degli occupanti che è stato determinato come dato d'ingresso della progettazione, secondo le tabelle che abbiamo visto prima o secondo dichiarazioni da parte del responsabile. La lunghezza unitaria, in funzione del profilo R vita, è indicata in questa tabella. In questa tabella compare anche il delta T coda, che ha il significato di dire che ad ogni larghezza unitaria è assicurata una durata di attesa in coda non superiore
al tempo indicato. Il calcolo potrebbe determinare una determinata larghezza. Poi vi sono, potrebbe essere inferiore a un dato valore, per cui il codice impone comunque delle larghezze minime, che sono qui indicate. Cioè, se l'affollamento dell'ambito è servito da più di 1000 occupanti, qualunque calcolo venisse da questa inferiore, ecco, inferiore a questo valore, deve essere riportato al valore di 1,20 m. Se l'ambito è servito da più di 300 occupanti, qualunque valore venga determinato dalla formula, deve essere, se è inferiore, deve essere riportato ad almeno 1 m. E così via, se l'ambito è servito da meno 300 occupanti e vi sono persone che le impiegano, che impiegano ausili per, quindi, sedie a rotelle, quindi deve essere riportata a 90. Se l'ambito è affollamento minore di 50 occupanti, a 80. Se è meno di 10 occupanti, a 70. Fino a 60. Se è un ambito in cui vi è presenza occasionale di persone di breve durata, di un numero, sono locali destinati a impianti di servizio, piccoli depositi, eccetera. Anche questa flessibilità non si riscontra nelle regole tecniche tradizionali, ma dove il dimensionamento si fa in maniera generica, indipendentemente dal numero di occupanti presenti. Ulteriori condizioni: una volta determinato il valore di calcolo, può essere suddiviso tra più percorsi. Ecco, e poi valgono comunque questi valori minimi, indipendentemente dai valori del calcolo, se inferiori e se si verificano le condizioni qui indicate. Facciamo un esempio. Un compartimento con R-vita B3, quindi siamo in questa riga, ha una larghezza unitaria di 6,20 mm persona. Se la via di esodo è di 1200 mm, diviso 6,20 mm persona, e verificata per l'esodo di 193 persone. Se ricordate, nelle regole tecniche tradizionali, a moduli multipli di 60, ecco, sono associati 60 più 60, 120 persone. Il codice invece differenzia in funzione dei profili di rischio, quindi dà la possibilità di dimensionare la larghezza delle vie di uscita, quindi corridoi, varchi, scale e simili, e differenziandone i valori in funzione del profilo di rischio R-vita. Facciamo un altro esempio: un compartimento con R-vita B3, tre vie di esodo orizzontali indipendenti di larghezze rispettivamente 1,20 m, 1,10 m e 1 m. Allora, abbiamo visto che con R-vita B3 il parametro della larghezza unitaria è 6,20 mm persona, quindi da questo compartimento, con queste larghezze delle vie di esodo orizzontali, è possibile potenzialmente l'esodo di 531 persone. La verifica di ridondanza, che consiste nella eliminazione di una delle tre possibili, ma per fare una verifica basta eliminare quella che comporta il maggior numero di occupanti, e quindi al minimo
quelle potenziali 531 persone che potevano essere fatte uscire da quel compartimento Rivita B3 diventano, per la verifica di ridondanza, 338. Il codice fa questi esempi di progettazione. Allora, questa è la trasformazione dello schema planimetrico in uno schema sintetico. Praticamente i compartimenti e corridoi sono indicati con dei quadrati. I quadrati sono uniti da tante linee quanti sono le vie di esodo tra loro indipendenti. Quindi i due corridoi, i due compartimenti e il luogo sicuro esterno. Compartimento 1 del tipo B2 con un affollamento di 210 persone, il compartimento 2 del tipo B2 con 180 persone. Ecco, quindi il primo passo è l'elaborazione dello schema delle vie di esodo. Si definiscono i dati d'ingresso, profilo di rischio e affollamento. Devono essere garantiti i requisiti antincendio minimi che abbiamo visto, erano quelle condizioni che almeno dovevano essere rispettate. Se vi ricordate, per l'esodo per fasi, siamo quasi arrivati all'orario delle 19. Va bene, completiamo questo discorso su questi dimensionamenti. E il passo successivo è definire il numero minimo di vie di esodo e di uscite. Poi la verifica su eventuali corridoi ciechi, e qui il corridoio cieco è qui è indicato. È questo, è quella parte di corridoio che viene attraversato dal corridoio 2 al luogo sicuro, è quella parte qui indicata. Si verificano le lunghezze di esodo, si effettua la verifica di ridondanza e quindi si distribuiscono per ognuna delle vie di esodo disponibili il numero di persone, quindi le 180 persone si distribuiscono lungo i percorsi e si fa la verifica sulle larghezze fino ad arrivare al verso e alla necessità del dispositivo apertura della porta, se del tipo UNIEN 1125. Facciamo un esempio, qui vedete la larghezza di questa porta viene determinata, quindi anzi questo, l'esempio è fatto su questa, 390 persone, andiamo in tabella, il profilo di rischio è un B2, quindi il parametro da considerare è 4,10, quindi 390 persone per 4,10 mm persona determinano la larghezza del varco dell'uscita finale. Se vogliamo dimensionare questa, ad esempio, va bene, qua l'esempio è fatto per questo varco, quindi 210 diviso 4,10 da 861, che è inferiore scusate, è il varco, è uno dei varchi
del compartimento 1. Quindi 210 persone sono qui presenti, diviso il parametro relativo da 861 mm, che viene riportato ai minimi perché l'affollamento dell'ambito è minore di 300 occupanti. Ecco, questo è poi il fatto che abbia il verso, il dispositivo abbia necessità del verso dell'esodo e il dispositivo deriva dalla tabella precedente in cui si va a vedere il numero di occupanti serviti dalla porta e se rientra nella necessità del dispositivo UNIEN o meno. Si fa la verifica sul luogo sicuro, 390 persone sono l'affollamento del luogo sicuro, diviso 0,7 deve avere almeno una superficie di 558. Ecco, questo è un esempio di dimensionamento delle vie di esodo orizzontali. Per la larghezza minima delle vie di esodo verticali c'è una formula analoga del tipo LUNV, dove LU è fornito in funzione del piano da una serie di parametri da considerare in questa formula per l'affollamento degli occupanti. Ad esempio, un edificio con una via di esodo verticale a 4 livelli, quindi il parametro di dimensionamento è 5,15, se il varco del tipo, il profilo di rischio B3 ha una larghezza di 1,20 m, il numero di persone nei quattro piani è pari a 233. Esodo simultaneo. Se l'esodo è per fasi, bisogna prendere questa unica colonna. In questo caso si considera sempre, nell'esodo per fasi, l'affollamento di due piani. Quindi è come se fosse sempre a due piani. L'esodo simultaneo vuol dire ricomprendere solo due piani dell'intero sistema di vie di esodo. Quindi si deve prendere il parametro per il profilo di rischio determinato nella riga in cui viene indicato il profilo di rischio. Quindi per una larghezza verticale di 1,20 m, dividendo per il parametro di 6,40 m, si ottiene l'affollamento nei piani 2 e 3 pari a 187. 187 vuol dire diviso 2 per ognuno dei piani, per 4 nei 4 piani, 374 persone nei 4 piani. Se lo confrontate con questo, vedete che l'esodo per fasi rispetto all'esodo simultaneo consente maggiori affollamenti, ma se ricordate anche che l'esodo per fasi richiede un maggior numero di condizioni per essere considerato come procedura di esodo. Facciamo una verifica di ridondanza delle vie di esodo verticali. Abbiamo un compartimento R-Vita B3, 5 piani fuori terra, 3 vie di esodo verticali indipendenti di larghezze qui indicate. Poiché a 5 piani fuori terra il parametro da considerare è 5,15, quindi l'affollamento complessivo con la procedura di esodo simultaneo è 756 persone. La verifica di ridondanza elimina quella di maggior capienza e quindi riduce, in caso di esodo simultaneo, la massima potenzialità in termini di occupanti in 485 per a seguito della verifica di ridondanza. Stesso esempio con
procedura di procedure di esodo per fasi, il parametro da considerare in questo caso è 6,40 per un B3, da 390 persone nei due piani di massimo affollamento e quindi 780 persone nei quattro piani, da confrontare con 485 persone nella procedura di esodo simultanea. Vediamo questo esempio. Abbiamo un edificio a 6 piani fuori terra. Ogni piano ha questo numero di occupanti, profilo di rischio Revita B3. Determiniamo la larghezza delle vie di esodo verticali. Allora, per le scale ai piani 4, 5 e 6, la formula usata sulla larghezza stavolta ci dice che per tre piani il profilo di rischio, scusate, era B3, quindi B3 e 6,40, è qua B3 per tre piani e 5,70. E 5,70 per tre piani, per 60 persone per piano, la dimensione è di 1000 di 1,26 m. Viene riportata al minimo dimensionale di 1,20 m. Quindi la progettazione ci porta per le scale dei piani sesto, quinto e quarto, con questi affollamenti, una dimensione, una larghezza di 1,20 m. Per le scale ai piani primo, secondo e terzo, il parametro sempre 5,70 ci dà per stavolta l'affollamento è tutto, una larghezza necessaria di 2,73 superiore ai valori minimi. Quindi la larghezza delle scale al servizio dei piani primo, secondo e terzo è pari a 2,73 m. Nel dimensionamento per fasi si prendono due piani, il parametro relativo ai due piani è 6,40, quindi la dimensione da considerare è 7,68, da riportare al minimo dimensionale di 90, quindi 90 rispetto ai 120 che avevamo dimensionato con l'esodo simultaneo. Quindi si conferma ancora una volta che la progettazione di un esodo per fasi dà una maggiore flessibilità sulle larghezze, soprattutto quando si ha a che fare con edifici esistenti per cui non è possibile rispettare per vincoli architettonici le larghezze derivanti dal calcolo dell'esodo simultaneo. Per le scale dei piani 4, 5, primo, secondo e terzo, analogo calcolo ci porta a una larghezza complessiva delle due scale dei piani primo, secondo e terzo pari a 1,28 m, da confrontare con 2,73 m dell'esodo simultaneo. Un esempio di dimensionamento di vie di esodo verticali, e poi credo che il nostro tempo sia passato. Allora, si trasforma lo schema planimetrico la sezione dell'edificio in uno schema logico in cui compaiono i luoghi sicuri, i compartimenti di scala e i compartimenti di piano.
Al piano terzo è presente una scala aperta senza protezione che porta al piano secondo. Quindi c'è dal piano secondo con percorso di esodo in scala protetta si arriva in luogo sicuro. Dal piano primo, compartimento P1, si arriva direttamente con scala protetta in luogo sicuro. Dal piano terra, attraverso sempre il vano scala protetto, si arriva al luogo sicuro. Quindi si rappresentano le vie di esodo, si verificano i numeri minimi di vie di esodo e uscite indipendenti, si verifica la presenza di eventuali corridoi ciechi, in questo caso al piano terzo, si fa la verifica sulle massime lunghezze di esodo. Se ricordate il fatto che vi siano... C'è una domanda, vedo. Può formulare la domanda? L'ho vista sì, scritta. La può formulare. Nell'esempio si vede scala 1 e scala 2 che hanno R vita a 2, come tutti gli R vita, diciamo, dei vari piani. Nel caso in cui avessimo vari piani con R vita differenti, le scale, quale R vita dovremmo prendere? Allora, abbiamo detto che per il dimensionamento delle vie di esodo è necessario prendere il profilo R vita più gravoso di tutti i compartimenti serviti da quel sistema di vie di esodo. Quindi, se avessimo più profili di rischio del tipo A2, D3, prenderemmo il D3. Ok? Perfetto. Perfetto. Gli affollamenti non cambiano, quindi i parametri da considerare per la progettazione sono profili di rischio e affollamenti. Gli affollamenti determinati da tabella, da norme, da dichiarazioni, profili di rischio più gravosi fra tutti i compartimenti che utilizzano lo stesso sistema di vie di esodo. Quindi le verifiche andranno fatte sulle massime lunghezze di piano, vedete, perché sono interrotte. La verifica sul corridoio cieco andrà fatta su questa massima lunghezza che si interrompe, quindi la massima lunghezza di corridoio cieco per A2, si va in tabella e si verifica la sua lunghezza. Sulle massime lunghezze di esodo invece saranno relative a questi valori che si interrompono in corrispondenza dei vani scala protetti. Si verificano, per quanto riguarda le larghezze, si dovrà effettuare un calcolo analogo a quello che vi ho fatto vedere in questi esempi. E per quanto riguarda le larghezze, si dovranno applicare in serie le formule che abbiamo visto. Sono formule di questo tipo, quindi affollamento per larghezze unitarie, che conducono a dei valori che dovranno essere comunque maggiori dei minimi per gli affollamenti dei relativi compartimenti. Fatto questo, si determinano quindi le larghezze di ogni varco e la necessità di installazione del dispositivo e del verso nel senso dell'esodo secondo la tabella che abbiamo visto prima. Per quanto riguarda il luogo sicuro, la sua dimensione sarà determinata sempre dalle formule di questo tipo e il verso dalla tabella che abbiamo visto. Ultima cosa da dire che le larghezze unitarie vanno incrementate quando si verificano delle particolari situazioni di pedata alzata, molto semplici da valutare in funzione da quelle effettivamente presenti nelle scale.
La stessa cosa per quanto riguarda la pendenza delle rampe. Il dimensionamento dei varchi delle uscite di sicurezza finali viene fatto con questa formula, quindi con la sommatoria di tutte le larghezze provenienti dalle vie di esodo orizzontali che adducono all'uscita finale, più la sommatoria di tutte le larghezze delle vie di esodo verticali che adducono l'uscita finale, per esodo simultaneo o per esodo per fasi, con dei minimi. I minimi sono sempre questi, sono quelli indicati. Quindi il calcolo potrebbe determinare delle larghezze che devono essere comunque riportate a questi limiti. Un'ultima osservazione relativa alla convergenza di più vie di esodo. Quindi, qualora si verifichino queste condizioni, quindi se almeno due delle vie di esodo convergenti verso la stessa uscita siano impiegate da più di 50 occupanti ciascuna, questa distanza misurata in pianta tra l'uscita finale e lo sbarco delle vie di esodo deve essere maggiore di 2 metri. Questa deve essere maggiore di 2 metri. È solo una verifica geometrica. Esempio di dimensionamento di via di uscita di larghezze delle uscite finali, compartimento B3, via di esodo con quattro piani, quindi cinque livelli fuori terra, esodo simultaneo di 120 occupanti. Per quanto riguarda la via di esodo verticale, per quanto riguarda la via di esodo orizzontale, 100 occupanti. Le due vie di esodo convergono verso un unico varco che andrà dimensionato con le larghezze unitarie relative ai percorsi orizzontali, le larghezze unitarie relative alle vie di esodo verticali per fornire la larghezza finale che dovrà comunque essere maggiore dei limiti minimi imposti dal codice. Sì, ci sono. Io credo che non abbiamo più molto tempo, quindi rimanderei la trattazione che segue alla prossima lezione, in maniera da completare, diciamo, no, le cose essenziali le abbiamo dette. Ora, come le scale mobili o i marciapiedi mobili possono essere dimensionati per l'esodo, è molto semplice da capire. Poi vi è tutta una parte relativa agli spazi calmi, ecco, quindi relativa alla presenza di eventuali occupanti che non hanno abilità a raggiungere in maniera autonoma i luoghi sicuri tramite le vie di esodo verticali, e quindi si introduce la necessità dell'impiego di spazi calmi o dell'esodo orizzontale progressivo o dell'esodo orizzontale verso il luogo sicuro. Quindi quello prima si parlava, ecco, in questo caso compare lo spazio calmo, è un particolare luogo sicuro temporaneo che deve avere determinate caratteristiche in termini di superfici, in termini di contiguità e comunicazione con vie di esodo in esse inserite, che non costituiscono intralcio all'esodo, con un sistema di comunicazione bidirezionale che consenta la segnalazione agli occupanti della loro presenza. Eventuali attrezzature del tipo sedio o barella di evacuazione, indicazioni sui comportamenti e un cartello che lo raffiguri. L'esodo orizzontale progressivo è garantito da due compartimenti che hanno queste caratteristiche, quindi poter contenere l'emergenza, il massimo numero di occupanti che lo impiegano per l'esodo orizzontale progressivo secondo superfici minime previste, avevamo visto prima in tabella.
le vie di esodo devono essere maggiorate del 50% del massimo numero di occupanti che impiegano il compartimento in esodo orizzontale progressivo, la presenza di almeno due vie di esodo indipendenti verso compartimenti adiacenti, oppure una via di esodo a prova di fumo con caratteristiche di filtro. Alcune altre caratteristiche, ecco, qua è il caso, sono esempi di esodo orizzontale progressivo in cui un compartimento va con gli occupanti di un compartimento si spostano nel compartimento adiacente, quindi le vie di esodo risultano indipendenti, quindi una condizione è che abbia almeno due vie di esodo indipendenti. Ecco, quindi in questo caso invece è consentito l'esodo orizzontale progressivo del compartimento 2 sul compartimento 1 per la presenza di un vanoscala che ha caratteristiche di filtro a prova di fumo. Quindi quello che viene detto qui. Ciascun compartimento deve avere almeno due vie di esodo indipendenti o una via di esodo a prova di fumo con caratteristiche di filtro. E questo è il caso. L'ultima cosa che Siamo un magari po' stanchi, ricordiamo, ingegnere. lo so, anch'io lo so, è Stanchi, guarda, non riusciamo più a seguire. sì, è solo una formula Facciamo moltiplicativa. la prossima volta. Fatto Va meglio bene. voi. Va bene. Allora, intanto io volevo avere un feedback da voi. Vi è stata utile la discussione di oggi? Erano cose scontate, erano cose già note. Ecco, magari ditemi qualcosa in merito. È stata perfettamente utile, ma siamo adesso un po' stanchi. Sì, io capisco, lo sono anch'io, perché è stata una giornataccia oggi. Oggi abbiamo avuto l'inaugurazione di una nuova centrale operativa della Croce Rossa a Catania e c'era col presidente della regione. Probabilmente vedrete anche i servizi su Rai 3. E quindi poi mi sono messo in macchina a fare, l'autostrada era completamente intasata. Ecco, molto bello, c'è un esempio che magari, ecco, rimandiamo all'esempio in cui si fa vedere la differenza fra un dimensionamento tradizionale di un edificio ad uso uffici, un altro edificio ad uso uffici, in cui la progettazione è molto rigida e determinata dalla regola tecnica tradizionale, e la progettazione col codice con esattamente i concetti che abbiamo visto oggi in merito alle lunghezze dei corridoi ciechi, alle massime lunghezze di esodo, sulle larghezze delle vie di esodo verticali con procedure di esodo di tipo simultaneo. Ecco, l'applicazione pratica di tutti i concetti che abbiamo detto oggi, che non è semplicissima, però è un meccanismo abbastanza semplice una volta che si capisce la sua applicazione. Se avete visto, sono poche formule, sono formule sulle massime lunghezze determinate da tabelle. Vi sono alcune cose che bisogna valutare, quali gli affollamenti corretti, quali i profili di rischio appropriati. E poi il meccanismo, seppur complesso possa sembrare all'inizio, una prima lettura. Poi si tratta di applicare delle semplici formule. Anche l'indipendenza delle vie di esodo è abbastanza semplice da verificare. Una volta che quei ragionamenti che abbiamo fatto sugli angoli, sulle caratteristiche di filtro a prova di fumo o con caratteristiche di protezione, ecco, l'applicazione di questi concetti consente di progettare i sistemi di vie di esodo in maniera diversa, più flessibile rispetto alle regole tecniche tradizionali. Ecco, io vi saluto, vi ringrazio comunque per l'attenzione. Se ci sono domande, se ci sono, ecco, sono qui a disposizione.
Se no, rimandiamo diciamo, il tutto alla prossima volta e se vi viene in mente qualcosa ne parliamo. Va bene? Vi Colleghi, ci sono saluto. domande? Penso di no, comandante. Ecco, va bene. Alla prossima. Salutiamo, buonasera. Bene. Buonasera. Buonasera. Saluto Grazie, generale. comandante. Buonasera. Grazie, colleghi. Buona giornata. Buonasera. Buona serata. Buonasera a tutti, buonasera. Buona serata. Arrivederci. Buonasera. Buonasera.